Buonasera, benvenuti a questo Consiglio Comunale. Do la parola alla dottoressa Dordi per l'appello. Buonasera. Ravasio Gianfranco. Presente. Bergamelli Sara. Presente. Morbi Matteo. Assente. Un momento. Moretti Fabio. Presente. Brusamolino Francesco. Presente. Gualteroni Maria Chiara. Presente. Pulcini Bruno. Presente. Lodetti Floria. Presente. Avogadri Marta. Presente. Persico Nicola. Presente. Somma Doriana. Presente. Vismara Nicola. Presente. Morlotti Giovanni Franco. Presente. Di Vita Francesca. Presente. Maffei Fausta. Presente. Adobati Roberto. Moretti Alessandro, per ora assente, aspettiamo. Pulcini, lo vedo, sta arrivando. Va bene, dichiaro la seduta valida, procediamo col primo punto all'ordine del giorno. Arriva anche il Matteo, guardi, Matteo e Moretti stanno arrivando. Pulcini Massimo, presente. Sto facendo. Arriva Morbi. E anche Moretti. Va bene, sì, tutti presenti. Grazie. Grazie dottoressa Dordi. Partiamo con le comunicazioni del sindaco per quanto riguarda il progetto Autism Friendly su iniziativa della Nembrese Elena Graziani e di altri genitori. Ha preso il via nel nostro comune il progetto di Autism Friendly, finalizzato alla sensibilizzazione dell'autismo. Il 4 marzo in questa sala consiliare è stata organizzata la serata di presentazione che ha visto la presenza delle famiglie che hanno al loro interno figli con disturbo dello spettro autistico, di Lidlesco Nembro e di circa 40 commercianti aderenti, che ci auguriamo diventino molti di più. Con loro anche la direttrice scientifica e le terapiste del centro Strabiliaba di Albino. Nembro è il primo comune in Lombardia ad avere fatto rete per aiutare le famiglie con bambini e ragazzi affetti da autismo. Lo scopo è di permettere ai genitori di affrontare con serenità ogni esperienza di acquisto nei negozi, così come la consumazione di bevande e alimenti in bar, gelaterie, ristoranti. In collaborazione con il centro Strabiliaba è stato redatto un decalogo che fornisce le indicazioni con le buone prassi da seguire ed è stato consegnato a tutti i commercianti aderenti in modo che possano essere preparati nelle gestioni di un'eventuale crisi nei rispettivi negozi. Gli aderenti saranno riconoscibili perché sulle loro vetrine sarà applicata una vetrofania con l'indicazione che l'esercente è autism friendly. Le vetrofanie sono state fornite dalla Fondazione Live Charity insieme ai braccialetti verdi che all'interno dei negozi saranno indossati dai commercianti aderenti in modo che gli accompagnatori del bambino o del ragazzo autistico possano avere un riferimento sicuro a cui rivolgersi cercando insieme di gestire la situazione. Vorrei ringraziare al fine di questa breve comunicazione i genitori, in particolare le tre mamme che hanno portato la loro testimonianza durante quella serata. Devo dire che ha aperto un mondo magari a molti di noi sconosciuto e credo sia stato importante che l'abbiano fatto in questa sala consiliare. Giornata internazionale della lingua madre. In occasione della Giornata internazionale della lingua madre del 21 febbraio, istituita e promossa dalle Nazioni Unite nel 1999, l'amministrazione comunale, con il sostegno della Biblioteca Carrara e delle volontarie del corso di lingua italiana per stranieri, ha deciso di coinvolgere l'intera comunità in questo percorso di valorizzazione. Attraverso questo prezioso e importante strumento di autodeterminazione e autodefinizione, è stata portata in piazza un'opera partecipata e aperta a tutti. Di che cosa hai nostalgia quando pensi al tuo paese, alla tua terra natia? Scrivilo nella tua lingua madre. Questo è l'invito che si è voluto lanciare. Ciascuno di noi, nella sua dimensione più intima e profonda, prova nostalgia di qualcosa che sarà sempre e per sempre connesso alla propria lingua madre. L'invito ha avuto una risposta attiva e partecipata. Sono stati infatti molti inembresi che, anche per semplice curiosità, hanno deciso di lasciare il proprio contributo. Tra le lingue proposte non è mancato il bergamasco come lingua che esprime, spesso, la nostalgia per il tempo della giovinezza.
Importante è stata anche la conferenza svoltasi il 16 febbraio in biblioteca a Cure Socane con la partecipazione di Maurizio Noris, vincitore del concorso Tira fuori la lingua 2023, e il professor Gabrio Vitali con l'intervento La lingua madre nella poesia contemporanea. Un ringraziamento all'assessorato Scuola, Sport e Cultura, al Centro Cultura Carrara, alle volontarie, alla cooperativa Ruà e aggiungo anche alla consigliera Doriana Somma che ha seguito il progetto. Le opere si trovano adesso in biblioteca in attesa di essere donate al Comune di Nembro. Commemorazione della giornata in memoria delle vittime del Covid. A 4 anni dalla pandemia, l'amministrazione comunale ha commemorato le vittime dell'epidemia di coronavirus che purtroppo, come noto, nel nostro comune ha causato 188 perdite. Sabato 16 marzo in mattinata, insieme alla vice sindaca Sara Bergamelli e dagli assessori Morbi e Brusamolino, abbiamo raggiunto la vetta del Monte Cereto, dove si era radunato in maniera spontanea un numeroso gruppo di persone, nel luogo dove il 18 marzo di 3 anni fa una persona anonima ha posizionato una croce a ricordo delle vittime nembresi. Abbiamo vissuto un momento di raccoglimento insieme a Don Sergio Gamberoni e sono stati ricordati i nomi di tutti i morti durante quel periodo. Lunedì 18 marzo, giornata nazionale in ricordo delle vittime dell'epidemia di coronavirus, l'appuntamento è stato presso il nostro luogo della memoria. Insieme a diversi ragazzi delle scuole nembresi, ai rappresentanti del Comitato, del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, al parroco di Nembro e Gavarno, Don Antonio Guarnieri, al parroco di Lonno, Don Roberto Zanini, alle associazioni nembrese, oltre che ai numerosi cittadini, abbiamo vissuto un momento toccante in memoria di chi ci ha lasciato. Al termine della cerimonia nel nostro comune, insieme alla vice sindaca, abbiamo raggiunto il cimitero monumentale di Bergamo, dove era stata organizzata una cerimonia solenne alla presenza del sindaco di Bergamo e di altri sindaci della provincia. Dono del libro Carovane ai membri del Consiglio Comunale. Nella serata del 18 marzo, la stessa, presso il nostro auditorio modernissimo, l'ex sindaco Claudio Cancelli e l'ex direttore dell'oratorio di Nembro, Don Matteo Cella, hanno presentato il libro, scritto a 4 mani, Carovane, dedicato alla tempesta del Covid e al futuro di una comunità. La serata ha visto una grande affluenza di pubblico. All'incontro è intervenuto il professor Ivo Lizzola, che ha curato la postfazione del libro. Importante sapere che i proventi dovuti alla vendita di questo libro saranno interamente devoluti all'associazione nembrese Migliori di Così. Questa sera, come avrete avuto modo di vedere davanti alle vostre postazioni, in occasione del Consiglio Comunale, l'amministrazione ha voluto donarne una copia a tutti i partecipanti. Facciamo anche un elenco di tutte del programma delle manifestazioni nazionali per quest'anno 2024. Come già accennato nella comunicazione precedente, lo scorso 18 marzo si è svolta la commemorazione in memoria delle vittime del Covid. Giovedì 25 aprile si svolgeranno le celebrazioni per il 79esimo anniversario della festa di liberazione nazionale. Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle 9 in Piazza della Libertà, di fronte al Palazzo Municipale, per la cerimonia dell'alza bandiera con l'esecuzione dell'inno nazionale. È poi previsto il corteo che da Piazza Libertà, attraverso alcune vie del centro storico, si concluderà in Piazza Italia, dove verrà deposta la corona d'alloro al Monumento dei Caduti. Si proseguirà poi verso il cimitero del capoluogo, dove sarà eseguito il silenzio di fronte all'area monumentale. A seguire ci saranno le visite ai monumenti dei caduti di Gavarno alle 10.45 e a Lonno alle 11.30. Per domenica 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, e domenica 3 novembre, in ricordo del giorno dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, il ritrovo è previsto in Piazza della Libertà alle 9, a Gavarno alle 10.45 e a Lonno alle 11.30. Si sono mantenuti gli stessi orari, giusto per non creare magari qualche problema a chi volesse partecipare.
una comunicazione della Corte dei Conti riguardo la partecipazione societaria del Comune al GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto. In relazione alla deliberazione del Consiglio Comunale di Nembro numero 39 del 14 novembre 2023, avente ad oggetto acquisizione e partecipazione societaria mediante approvazione e sottoscrizione quote di partecipazione in relazione all'aumento di capitale sociale, come deliberato dall'Assemblea straordinaria del GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto, in data 26 ottobre 23 e contestuale approvazione statuto contenente le norme di funzionamento. Trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo dovuto ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle partecipate, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, con deliberazione numero 34 del 2024, PSP del 12 febbraio 2024, ha dichiarato il non luogo a procedere in ordine alla deliberazione per il già avvenuto perfezionamento dell'operazione societaria in data 29 novembre 2023, con la sottoscrizione dell'atto costitutivo del GAL delle Colline Bergamasche e del contestuale versamento della quota di 350 euro, tenuto conto del termine di 60 giorni entro i quali la Corte può pronunciarsi. Con detta deliberazione, la Corte dei Conti ha disposto al Sindaco di informare il Consiglio Comunale in merito al succitato provvedimento. Concludo con la comunicazione che riguarda il nuovo segretario comunale. Con decorrenza dal 1 aprile 2024 e fino al 30 novembre 2024, la Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Milano, albo segretari comunali e provinciali, sezione regionale Lombardia, ha autorizzato la reggenza del segretario comunale dottoressa Alessandra Locatelli presso il Comune di Nembro. Colgo l'occasione per ringraziare la dottoressa Dordi, che in questi mesi ha svolto il ruolo di sostituto del segretario comunale con impegno, professionalità ed efficienza. Grazie dottoressa Dordi. A questo punto passo la parola proprio a lei per il secondo punto all'ordine del giorno, che è l'esame ed approvazione dei verbali dal numero 1 al numero 10 della seduta consiliare del 25 gennaio 2024. Allora, l'Assemblea si trova a dover approvare i verbali della seduta del 25 gennaio 24 dall'1 al 10. Vi ricordo che i verbali avevano per oggetto comunicazione del Sindaco, esame e approvazione verbali da 40-44 seduta del 28-11, da 45-48 seduta del 20-12-23, l'approvazione e la modifica dell'articolo 16,1 dell'applicazione nuova IMU, le modifiche al regolamento del canone di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria e al regolamento del commercio al dettaglio su aree pubbliche, l'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale unica per il 24, l'approvazione delle aliquote addizionale comunale IRPEF 24, l'approvazione del bilancio di previsione esercizi 24-26, l'approvazione della nota aggiornamento al DUP 24-26, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, intervento somma urgenza a tutela pubblica, incolumità, messa in sicurezza, fabbricato spogliatoio, abitazione custodi, centro sportivo Saletti e la variazione di bilancio di previsione finanziario 24-26. Non sono pervenute osservazioni, quindi si pone in votazione l'approvazione dei verbali. Grazie. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie. Per quanto riguarda il punto 3, dopo un confronto che c'è stato in conferenza dei capigruppo e in accordo con il gruppo di minoranza, si è concordato di rinviare al prossimo Consiglio Comunale la discussione riguardante la modifica del regolamento del Consiglio Comunale per l'attivazione delle sedute delle commissioni consiliari in videoconferenza, prevista appunto al punto 3 dell'ordine del giorno, per permettere un ulteriore passaggio in commissione regolamenti che possa permettere
dei nuovi ed ulteriori approfondimenti, quindi ne parleremo durante il prossimo consiglio comunale. Non so se ci sono interventi riguardo a questo, era una questione che avevamo visto e quindi volevo fare questa comunicazione. Punto 4, modifica del regolamento, approvazione regolamento agosto straordinario relativo all'apertura dell'asilo nido comunale nel mese di agosto. È meglio votare il rinvio perché era l'ordine del giorno agli atti, chiedere i voti favorevoli. Perfetto. Quindi torniamo un attimo al punto 3, chi è favorevole al rinvio? All'unanimità, grazie. Punto 4, approvazione del regolamento agosto straordinario relativo all'apertura dell'asilo nido comunale nel mese d'agosto, e passo la parola all'assessora di riferimento Floria Lodetti. Buonasera a tutti, direi che questa è l'ultima operazione rispetto agli ultimi 4 anni, perché è un'esperienza partita nell'agosto del 2020 dopo la riapertura frammentaria delle scuole dei servizi 06, e abbiamo dato sperimentazione, questo sarebbe il 4º anno e vogliamo metterlo un po' a sistema. Le famiglie che richiedono questo servizio sono molte, più della metà degli aventi diritto, nel senso di chi già frequenta il nido, non è aperto naturalmente ai bambini che dovranno frequentare a settembre il servizio. Qualche famiglia l'ha chiesto, ma sarebbe inopportuno perché sarebbe un inserimento anticipato e non rispetterebbe i tempi di apprendimento e di adattamento dei bimbi. Il costo già definito è di 400 euro e mi sembra che sia stato ben accettato sia dai partecipanti e anche da chi non ha partecipato, perché è un'opportunità che ovviamente offriamo a tutti. Il personale comunque è assicurato con una rotazione anche per il discorso delle ferie, sanno che i bambini non possono frequentare a settimane alterne, ma devono avere almeno 2 settimane consecutive. Non so se ci sono altre domande. Adesso apriamo il dibattito, se c'è qualcuno che vuole intervenire, grazie assessore Lodetti. Se non ci sono interventi direi di andare in dichiarazione di voto, prego capogruppo Morlotti. No, credo che la chiarezza ci sia stata in commissione, si è chiarita la situazione con unanimità di consensi, perciò il nostro gruppo voterà a favore. Grazie, prego capogruppo Moretti. Sì, anche il gruppo di Paese Vivo voterà favorevole, e questo è, diciamo, l'istituzionalizzazione di un servizio che era nato dopo la pandemia e che quindi siamo ben lieti che diventi strutturale per quanto riguarda i cittadini del nostro comune e più in generale di chi frequenta il nostro nido comunale. Grazie. Andiamo in votazione. Chi è favorevole? All'unanimità. Votiamo anche per l'immediata esecutività. All'unanimità. Il prossimo punto riguarda l'affidamento dell'accreditamento di soggetti erogatori del servizio di assistenza domiciliare, la SAD, per persone anziane, adulti in difficoltà e minori con bisogni assistenziali alla società in-house Servizi Sociosanitari Valle Seriana, e chiedo di nuovo all'assessora Lodetti di parlarci di questo punto. Grazie. Ecco, per quanto riguarda questo servizio, si tratta di dare alla società servizi il compito di fare
il bando, dopodiché alle famiglie, come hanno fatto fino ad ora, scelgono la cooperativa che più aggrada o confermano quella che già hanno, e anziché la società fare la fattura, che sarebbe al 22% tra l'altro di IVA, la cooperativa la farà direttamente alla famiglia, con un risparmio notevole, perché la cooperativa ha al massimo un 5% di IVA, per cui le famiglie si troveranno ad avere un minimo costo inferiore, e i servizi ovviamente sono gli stessi che hanno avuto fino ad oggi. È solo una questione tecnica, mettiamola così, anziché essere la società che fattura, la cooperativa fattura direttamente ovviamente ai familiari. Il comune si trova però a far che cosa, perché anche questo è da dire, noi avremo il compito, come già facciamo e abbiamo fatto fino ad ora, di avere tutti gli ISEE per dare ovviamente il costo esatto alla cooperativa di quanto la famiglia e il cittadino può pagare. Grazie, sono aperti gli interventi. Perfetto, se non ci sono interventi andiamo in dichiarazione di voto. Prego, capogruppo Morlotti. Sì. Allora, anche su questo punto all'ordine del giorno mi dicono che in commissione sia stata unanimità, anche più un punto di chiarezza burocratica e di risparmio per le famiglie. In generale il risultato diventa quello. Cambia poco poi sul discorso assistenza, perché rimane come era prima. Perciò, visto l'aggiustamento, siamo favorevoli. Grazie. Capogruppo Moretti. Anche il gruppo di Paese Vivo è favorevole, e questo punto ricorda soprattutto anche l'importanza di avere una società sovracomunale che comporti una delega, diciamo così, alle spese dei singoli enti, e comporti anche dal punto di vista economico per il bilancio dell'ente un'efficienza di spesa senza venir meno dalla qualità del servizio. Grazie. Andiamo in votazione. Chi è favorevole? All'unanimità. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. All'unanimità. Punto 6 riguarda l'esame ed approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2023. Do la parola all'assessore al bilancio Francesco Brusamolino. Buonasera. Dunque, al punto 6 trattiamo quindi l'esame e l'approvazione del rendiconto finanziario. Il rendiconto finanziario altro non è che il documento di sintesi che conclude il processo di gestione che è iniziato con l'approvazione del bilancio di previsione che abbiamo dialogato durante il Consiglio Comunale del 25 di gennaio. Non è un solo adempimento di legge, bensì è anche e soprattutto il momento per poter porre il Consiglio Comunale nelle condizioni di meglio valutare i dati d'insieme del bilancio comunale. E, pertanto, di seguito evidenzierò i principali dati facendo un quadro d'insieme. Questo quadro d'insieme, come abbiamo visto anche negli allegati, vi sono varie modalità di fruizione. Io seguirò per semplicità e per cercare di rendere fruibile un argomento non semplicissimo, la relazione illustrativa al conto consuntivo che poi il sindaco andrà a presentare. Sin d'ora evidenzio che il rendiconto della gestione 2023 del Comune di Nembro ha prodotto un avanzo di amministrazione di 2.199.000 euro, che poi andremo appunto a sviscerare e a dialogare. Questo avanzo è costituito principalmente da un avanzo della gestione corrente. Il bilancio, ma già ne eravamo al corrente, è comunque un bilancio strutturalmente, economicamente e finanziariamente che gode di una buona salute.
Le entrate correnti hanno coperto tutte le spese correnti, raggiungendo un equilibrio economico che ha generato anche un modesto avanzo in parte corrente. L'avanzo economico è comunque anche frutto di un processo di è dimostrazione di una buona salute economica, ma anche frutto di un processo di riorganizzazione contabile che sta interessando tutti gli uffici del nostro ente, in quanto per poter garantire un corretto e ordinato svolgimento dei servizi e dei compiti istituzionali è sempre più necessaria una massima attenzione alla gestione, in quanto, come sappiamo, lo Stato sta trasferendo sempre meno risorse agli enti, stante anche da considerarsi l'inesorabile incremento dei costi di gestione e, come sta caratterizzando questa fase economica, questi ultimi 5 anni, tutti gli enti hanno un bilancio caratterizzato da un crescente impegno di risorse per il settore sociosanitario e assistenziale, in quanto il disagio, sappiamo, sta crescendo molto e noi abbiamo sempre intenzione di essere in prima linea e presenti. Pertanto ora andiamo ad analizzare la composizione dell'avanzo di amministrazione. L'avanzo di amministrazione è scomponibile in 4 gestioni, in 4 fattori che tipicamente formano l'avanzo, che sono la gestione dei residui, la gestione corrente, la gestione in conto capitale e l'avanzo di amministrazione non utilizzato. Io non so cosa stai pubblicando. Ah, ok, stai pubblicando questo. Ok, questa è una modalità di rappresentazione dell'avanzo dove si fa riferimento principalmente alla gestione finanziaria. Pertanto, da questa slide si evince principalmente quello che è anche l'andamento del flusso di cassa, affinché ci si possa rendere conto della situazione anche dei flussi di cassa e finanziaria. Possiamo notare che al 31/12/2022 in cassa, quindi questa è una fotografia, è un dato puntuale, vi erano in cassa 7.148.669.000 euro. Durante il corso dell'anno 2023 ovviamente vi sono state delle riscossioni e vi sono stati dei pagamenti. Possiamo notare che vi sono 2 colonne, residui e competenza. Residui significa che ho riscosso dei crediti, tipicamente, quindi dei servizi che ho erogato, dei crediti che avevo nei confronti degli enti sovraccomunali di competenza del 2022, ma che ho incassato nel 2023. E quelli invece, le riscossioni di competenza, invece hanno avuto la manifestazione numeraria nell'anno 2023. Le riscossioni totali tra quelle residue e quelle di competenza evidenziano un totale di 12.019.000 euro. Per contro, i pagamenti registrano pagamenti di competenza per 11.718.000 e pagamenti residui di 3.318.000. Quindi possiamo vedere che nel corso dell'anno 2023 vi è stato un maggiore sborso dal punto di vista della cassa rispetto alle entrate, perché abbiamo 15 milioni di uscite e 12 milioni di entrate. Ciò fa sì che il saldo puntuale al 31/12/2023 è sceso di 3 milioni. È normale, è fatale, in quanto la macchina comunale ha prodotto servizi, ha pagato tutte le spese di gestione, ma soprattutto ha anche pagato gli stati di avanzamento delle opere che stiamo costruendo. Dopodiché, quindi, partendo da un fondo cassa di 4.131.000, andiamo ad analizzare i residui. I residui, tipicamente, quelli attivi sono riferibili a dei crediti, quelli passivi sono i debiti. Per cui vediamo che i residui attivi erano 3.087.000, quelli di competenza 2.469.000, totale residui attivi 5.557.000. I residui passivi, ovviamente i residui attivi si sommano alla cassa, quindi al saldo puntuale, e quindi si arriva ad avere una somma, diciamo, a credito di 9.688.000. A questa somma bisogna decurtare che cosa? I residui passivi di competenza dell'anno 3.428.000 e quelli residui
382.000 euro, per cui ai 9.688 formati dai crediti e dalla cassa tolgo i debiti e il fondo pluriennale vincolato sia di parte corrente che di conto capitale, che andrà a riferirsi quindi all'anno 2024, quindi sono somme che ho già destinato all'esercizio successivo. Pertanto si arriva a determinare un avanzo di 2.199.000 euro che già avevamo anticipato. Per meglio comprendere, ammesso che si possa comprendere sentendolo narrato così, questa situazione qua così non semplicissima, andiamola invece a scomporlo questo avanzo partendo dalla slide numero 5, sindaco, ok, e andiamo un attimino a entrare nel merito con uno step successivo di questi numeri. Per quanto attiene la gestione dei residui, che abbiamo detto essere i crediti, abbiamo in entrata dei minori accertamenti per 229.000 euro, quindi questa è una voce non positiva, perché abbiamo previsto di incassare 229.000 euro in meno, ma per contro abbiamo anche abbiamo diminuito gli impegni di 494.000 euro, ergo dalla gestione dei residui si ha un avanzo positivo di 265.000 euro. Un avanzo positivo di 265.000 euro, che quindi fa riferimento agli esercizi ante 2023, denota che i rendiconti degli anni precedenti erano stati molto fedeli e molto veritieri, viceversa questa somma sarebbe stata diversa e più elevata. Per quanto attiene alla gestione corrente, perché abbiamo detto che l'avanzo è il frutto di quattro gestioni: la gestione dei residui, la gestione corrente, la gestione di conto capitale e il riporto dall'avanzo dell'anno precedente non utilizzato. La gestione corrente vede lato entrate e quindi vede interessati tre titoli, il titolo primo, il titolo secondo, il titolo terzo, e vede lato entrate un totale entrate di 8.749.000 euro. Lato spese ne vede invece tra correnti e in conto tra corrente e spese conto terzi, quindi tipicamente le quote di rimborso dei mutui, vede un totale spese correnti di 8.049.000 euro. Pertanto l'avanzo della gestione di competenza produce un surplus di 699.000 euro. A questo 699.000 euro bisogna aggiungere che cosa? L'FPV in parte corrente. L'FPV in parte corrente sono quindi le risorse che abbiamo residuato e abbiamo riportato dall'anno precedente. Si arriva a un avanzo complessivo della gestione di competenze di 826.000 euro, a cui però, per determinare l'avanzo in parte corrente dell'anno 2023, bisogna togliere le somme destinate a fondo pluriennale vincolato 2024, che troviamo alla pagina 7 e sono 243.000 euro. Di conseguenza l'avanzo in parte corrente è di 582.000 euro. Qua faccio un inciso perché bisogna dire che nella realtà questo avanzo deve essere decurtato da 150.000 euro di accantonamenti che sono stati effettuati al fondo crediti dubbi accantonati nel 23, perché quindi non sono soldi avanzati in toto, perché una parte è vincolata a questo fondo di crediti di dubbia esigibilità. Pertanto per l'anno 2023 l'avanzo in parte corrente è riferibile a 430.000 euro, tenuto conto che una voce ha inciso molto nella determinazione di questo avanzo, una voce di cui si è discusso in più di un'occasione in Consiglio Comunale e nelle commissioni preposte, la voce relativa ai risparmi delle utenze, in quanto di questi 430.000 euro circa 200.195 sono riferibili ai risparmi che abbiamo avuto nell'anno 2023, riferibili all'energia elettrica e alle spese di riscaldamento. Dal momento che, come abbiamo già detto in varie occasioni, le previsioni fatte nell'autunno del 22, nel pieno della tempesta dei prezzi, si sono rivelate, per fortuna nostra,
prudenziali. Un'altra voce che il resto dell'avanzo in parte corrente è figlio di piccole economie, tanti 5.000, 6.000 euro. Una voce significativa è, in questo caso, un'altra voce significativa sono 33.800 euro che abbiamo risparmiato per consulenze legali. Anche qua una voce che tipicamente è di difficile gestione, nel senso che l'ufficio stanzia una determinata somma, ma poi in virtù della dinamica delle cause che ci sono in corso e dei tempi di maturazione delle stesse e di fatturazione dei professionisti, poi può succedere che ci sia una discrasia temporale e quindi non consenta di spendere tutto quello che in questo caso era stato preventivato. In questo caso vi è un avanzo di 33.800 euro. Per quanto attiene alla gestione in conto capitale, anche qua si fa riferimento delle voci di entrata e delle voci di spesa. Le voci in entrata, riferibili al titolo quarto delle entrate, cubano 1.680.000 euro. La parte di spesa, che fa la parte del leone, perché al titolo secondo si vengono finanziate tipicamente le opere, prevede un esborso di 5.754.000 euro. Pertanto l'avanzo della gestione in conto capitale segna in una prima fase un segno meno di 4.074.000 euro. A questo punto bisogna aggiungere l'avanzo di amministrazione in conto capitale e l'FPV in conto capitale. Pertanto l'avanzo della gestione in conto capitale diventa di 3.884.000 euro, cui bisogna decurtare l'FPV 2024 di 3.434.000, ergo di conseguenza ne rinviene una somma di 450.000 euro, che è la somma ascrivibile alla gestione in conto capitale. Ultima voce che va a concorrere alla determinazione dell'avanzo consiste nell'avanzo di amministrazione 2022 non utilizzato, che quindi viene riportato nell'anno 2023. In questo caso sono 901.000 euro. Pertanto, Gianfranco, forse c'era una slide, questa non so se l'hai inserita, ce l'hai, che giusto per fissare, no, sì. Comunque, in sostanza, le quattro gestioni che abbiamo detto concorrono alla terminazione dell'avanzo sono l'avanzo in gestione in conto residui 265.000 euro, l'avanzo della gestione corrente 582.000 euro, l'avanzo in conto capitale 450.000 euro, l'avanzo non applicato nel 2022 901.000 euro, per un totale sempre di 2.199.000 euro. Finora abbiamo parlato della quota di avanzo libero. Dobbiamo però fare riferimento inoltre a che cosa? Ai quei vincoli sull'avanzo libero che devono essere, sull'avanzo totale che devono essere ascritti all'avanzo, che devono essere vincolati, perché l'avanzo di amministrazione meno i vincoli determina poi l'avanzo disponibile. Pertanto i vincoli sull'avanzo 2023 constano di 102.000 euro riferibili a fondi e crediti di dubbia esigibilità. Questi 102.000 euro sono riferibili per 15.000 euro a rette di refezione mensa scolastica, ossia ci sono ancora dei crediti incagliati ma non ancora, diciamo, a sofferenze, si ha ancora una piccola flebile speranza di poterli riscuotere e pertanto vengono ascritti a questi fondi di crediti di dubbia esigibilità. Inoltre vi sono 9.000 euro riferibili a gestione impianti sportivi, ossia una società sportiva è debitrice nei confronti del comune, ma abbiamo delle ottime possibilità di incassare questo debito in quanto abbiamo in corso delle ottime relazioni con la società e troveremo la modalità per rientrare. Inoltre vi sono 78.000 euro
di imposta comunale sulla pubblicità. Questi sono riferibili alla vecchia vertenza con AIPA, che è l'ex concessionario del canone unico. A questi 102.000 euro bisogna aggiungere che cosa? Bisogna aggiungere 81.000 euro che sono dei vincoli. Vincoli riferibili a che cosa? Ad esempio a 11.163.000 euro che sono riferibili a un finanziamento specifico che Comunità Montana ci ha erogato per i reticoli idrici minori e che tra l'altro andremo a vedere in variazione di bilancio perché verranno utilizzati. Inoltre sono vincolati 70.000 euro per ipotetici, perché ancora non siamo certi, restituzioni circa vecchie progettazioni. Inoltre dobbiamo aggiungere 250.000 euro di vincolo per investimenti al PNRR digitale. Trattasi di entrate accertate a seguito di decreti di assegnazione del Ministero della Trasformazione Digitale da impiegare nel 2024 e stiamo procedendo a stabilire se utilizzabili esclusivamente per investimenti legati alla digitalizzazione. Pensiamo ad esempio al pannello LED informativo piuttosto che all'ammodernamento del sistema di pagamento del parcheggio. Pertanto 2.199.000 di avanzo di amministrazione al 31/12/2023 meno i vincoli che vi ho appena descritto di 433.000 euro determinano un avanzo libero di 1.766.000 euro. Questa sera poi andremo a verificare che ne applicheremo 896.000 euro, pertanto l'avanzo libero post la variazione di bilancio che andiamo a proporre questa sera, punto 7, sarà di 880.000 euro. Conscio che è una materia non masticabilissima, spero di essere stato il più chiaro possibile. Ho terminato. Grazie, Assessore Brusamolino. Sono aperti gli interventi. Prego, Consigliere Morlotti. Ecco, no, chiederei, cioè un paio di chiarimenti, partendo, dividendo un attimino sul discorso entrate prima e sul discorso uscite dopo, nel senso porrò un paio di domande sulle entrate per chiedere chiarimenti, dopodiché dopo le risposte passiamo invece al discorso spese, alcuni capitoli che diventa difficile, non difficile capire, meglio spiegare. Partiamo dal discorso imposta municipale IMU, entrate. Previste 2.140, entrate 1.700, meno 100 eliminati come entrata, previsione ancora 330.000 in entrata. Dico, se non sbaglio, l'IMU va pagato entro ottobre o novembre. Capire come mai a fine anno c'è ancora sull'annata 330.000 euro di entrate in meno. Questo dopo averne eliminato 100 come possibile entrata rispetto al discorso. Andiamo a toccare le cifre un attimino più. No, vado sulle due o tre no, chiudo le due o tre sulle entrate, almeno chiudiamo il periodo entrate e vediamo un attimino il discorso entrate. No. Allora. No, sì, no, sul discorso proventi utilizzo sale civiche. No, qui. No, aspetta, arrivo. Canone locazione alloggi comunali. Il capitolo è 1690. Pagina 7, il primo discorso è la pagina 7, 1690. È il primo, ecco, visto qual è. Ecco, poi canoni locazioni che è il 92, immobili comunali. Qui parliamo di arretrati non del 23. Cioè antecedente al 23 perché erano già residuo per un'entrata messa ancora
commentati di 45.000 euro carenti, capire un attimino, visto che il 23 passato erano residui del 22 o del 20, come mai sono ancora residui? È sotto due righe sotto il 90. Sì. Andiamo a vedere. Allora, discorso rimborso società rifiuti servizi RSU 2407. Abbiamo ancora un residuo da riscuotere antecedente al 23, non guardo i 100.000 euro al 23, ma di 170.000 euro. Mi indica la pagina? 10. Pagina 10. La prima voce della pagina 10. Rimborso Uniacque. Ne abbiamo parlato anche l'anno scorso, ribadiamo il discorso. C'è un ammortamento mutui che risale antecedente al 23, abbiamo riscosso 11.000, c'è ancora un residuo di 61.000 euro. Questi sono il discorso di averle ancora come certezza di entrata, questi sono avanzi che sono posizionati tutti antecedenti a parte l'IMU al 2023. Capire un attimino qual è la situazione e la possibilità di non riscuoterli, tanto per essere chiaro, perché ho visto prima la situazione dei buoni pasto che l'anno scorso erano stati lasciati per 30.000 euro, 14 sono stati tolti 6 mesi fa e 15 adesso vincolati. Allora, vediamo di far chiarezza. Quando abbiamo dei residui attivi in entrata che non sono certi, prima di metterli, trascinarli 5 anni a bilancio per poi toglierli, è meglio esaminarli forse subito che non perdiamo tempo tutti gli anni a discuterne. Per quanto attiene all'ultima situazione della mensa, i residui sono 15, l'anno scorso erano già residui a vincolati 30.000, sono stati stralciati 15.000 o 14.000 perché appunto si è giunti alla determinazione che erano non realizzabili come crediti, però se non ricordo male già erano tra le somme vincolate nell'avanzo del 2022 e comunque sono d'accordo che è un'attività che deve essere fatta perché appunto il bilancio deve essere il più chiaro e prudente possibile, però fino a che c'è la possibilità di riscuoterli li abbiamo mantenuti in essere, quindi sono stati stralciati di quei 30.000 di ex debito credito nei confronti dei fruitori della mensa, ne sono stati stralciati la metà. Per quanto attiene le sue domande, abbiamo la fortuna di avere anche la dottoressa Dordi, che sfrutterò perché ovviamente non avendo qua il gestionale non riesco a essere puntuale su tutto. Sull'IMU posso dire che, come dicevamo, i dati che abbiamo a disposizione e che abbiamo allegati sono la fotografia al 31-12. Per quanto attiene l'IMU, visto che è una cifra importante, l'ho analizzata e posso dire che attualmente a fronte dei 2.040.000 euro di accertamenti sono stati incassati 2.025.000 euro, quindi diciamo che il debito è ridotto a 15.000 euro, che è ascrivibile a situazioni limitate e facilmente verificabili, nel senso che giustamente, come fa notare lei Morlotti, al 31-12 le riscossioni erano di 1.700.000, però il pagamento dell'IMU, l'ultima rata è il 16 di dicembre, quindi tipicamente vi sono degli arretrati che, ripeto, sono stati ampiamente riscossi, salvo 15.000 euro dato di pochi giorni fa. Per cui, e questi 15.000 euro rientrano
nella normalità, direi, nel senso che ci sono ancora dei soggetti che assolutamente non si vogliono rendere morosi, ma che magari per esigenze di liquidità stanno aspettando a versare. Però siamo confidenti che i 2.040.000 euro si possano non solo accertare, ma riscuotere. Per quanto attiene all'IMU, per quanto attiene alle altre domande relative, aspetti che me le sono provate a segnare, al capitolo 1690-1692, anche qua abbiamo sul 1690, a fronte di previsioni di 38.000 euro, c'è stata una riscossione di 20.000 e diciamo un accertamento di 34.700 sui 3.225.000 euro, sui 3.225.000 euro, sì, di mancato incasso. Mi riservo di verificare, a meno che la mia collega Lodetti abbia già idea di cosa possa essere, se perché non ho con me il dato. Allo stesso modo vale per il canone di locazione degli immobili comunali, che a fronte di una cifra accertata per 117, al momento prevedono una... No, in questo caso vi è invece un maggiore introito, nel senso che siamo andati in sfondamento di 7.804 euro. Per cui faccio fatica a risponderle sul capitolo 1690, e non so se, dottoressa, lei ha i dati, riesce a ricavarli, e quindi mi riservo di vedere con la dottoressa. L'altra domanda invece relativa al rimborso da servizi e rimborso uniacque. In questo caso noi abbiamo riportato una... non abbiamo alcun residuo, ma abbiamo riportato rimborso. No, io onestamente non vedo il problema, però se mi può rivolgere meglio la domanda, perché non riesco a cogliere il problema relativo ai rimborsi uniacque e rimborso società servizi. Uniacque doveva rimborsarci 72.000 euro. Sì? A me risultano incamerati 11.000 e 61 accertati come per entrata. E dai, non mi capito. Perché ne abbiamo risposto 11.000 di quelli soldi. Sì, qua si sta parlando degli anni precedenti. Nell'anno di competenza. Ritiene di dover pagare, questo è il problema di base. C'è da capire, perché se Uniacqui ritiene di doverlo pagare, c'è da capire un attimino la situazione. Non so se leggo bene io che erano 72, ne sono entrati 11 e ne rimangono accertati per entrare 62. 61. Chiedo a responsabile bilancio, dottoressa Dordi, se la situazione è quella o no. Ma idem per quanto riguarda il discorso di prima, perché se il 2023 è andato tranquillo, rimangono i residui da riscuotere sugli affitti, perché quando vado le ultime voci sono residui accertati. Sugli affitti abbiamo, sul capitolo 692 abbiamo una maggiore entrata, e quindi non lo reputo un problema, bensì sul capitolo 1690 abbiamo invece, a fronte di 38.000 euro di previsioni, ne abbiamo un accertamento di 34.000 e quindi c'è un 10%, un 3.200 euro ancora da essere definiti, e sarà nostra cura appunto sentire anche con il servizio sociale qual è la situazione di questo credito. Però non so se la dottoressa nel frattempo è riuscita a entrare nel merito delle cifre. Grazie. Allora, spiego un attimo se posso. Allora,
Cominciamo dal primo capitolo, il 1690. Va bene? Il 1690, dal prospetto, vediamo quello che diceva il consigliere Morlotti, è che dobbiamo riscuotere ancora residuo, vuol dire al 31-12-22, 17.000 euro. Giusto, è questo il tema. Quindi, guardando dalla finanziaria, ovviamente, questo è un capitolo gestito come entrata dal sociale. Facendo scorrere, sono canoni di locazione di alloggi comunali dovuti da soggetti di sicuro in difficoltà economiche, di cui non posso fare i nomi, che hanno... un debito certo per l'utilizzo dell'alloggio, che probabilmente hanno delle difficoltà di pagamento, per cui comunque l'ufficio sociale sta verificando, ma sono mantenuti a residuo perché se il debito è dovuto fino allo stralcio viene mantenuto a bilancio. Chiederemo, come da suggerimento, come servizio finanziario, di fare quanto prima un controllo sull'effettiva correttezza del mantenimento e capacità di pagamento del canone dovuto per gli anni ante 23. E questi sono gli alloggi comunali, sono tutte persone fisiche. Poi, invece, il capitolo 1692, qui il tema è diverso, ci sono a residuo da incassare ante 23, residui attivi da riposo, 45.000 euro. Qui sono entrate dovute per pagamenti arretrati, in particolare della società Serio Servizi Ambientali, che deve pagare l'affitto della piattaforma, che ha chiesto al comune, per problemi di cassa, di cioè, non di temporeggiare. Comunque il debito è certo, quindi non viene stralciato. Noi incasseremo non appena la società avrà raggiunto la disponibilità di cassa, perché hanno avuto delle questioni con i mutui casse a tasso variabile. Quindi il residuo attivo è mantenuto perché sussiste anche dalle dichiarazioni che le società fanno di debiti e crediti verso gli enti partecipati, cioè in cui, che hanno la partecipazione nelle società. E questo è il 1690. Sicuramente anche qua ci occuperemo di fare un sollecito quanto prima. Arrivo. 1692, esatto. Sì, da incassare, locazione immobile raccolta centro rifiuti dovuto, sono le somme dovute dalla Serio, diciamo gli importi più alti, quelli a residuo da incassare. Comunque la domanda era, li incasseremo? Sì, nel senso, finisco le risposte. ...2409, cos'era? Ecco, sì. Qua io vedo a residuo, infatti, da incassare 61.300. Esatto. Il tema qui di Uniacque, come già accennato nel bilancio di previsione, è che Uniacque, a seguito delle nuove regole ARERA, sta rivedendo tutti i piani di ammortamento delle opere realizzate dai comuni, in particolare la quota fognatura, per cui i comuni avevano assunto i mutui per queste opere e Uniacque rimborsava queste quote. Adesso Uniacque, a seguito dei controlli molto più mirati di ARERA, sta rivedendo tutti i piani finanziari. Stiamo ancora prendendo dei vecchi mutui, cassa, depositi e prestiti, quote, rinegoziazioni. È un lavoro in essere, per quello che Uniacque ha sospeso il pagamento fino alla chiusura della raccolta dati, e quando avremo la chiusura col nuovo accordo definiremo le nuove quote del 24 e la chiusura degli anni precedenti. Praticamente ha sospeso un po' queste regolazioni finanziarie di rimborso dei mutui.
per quello che al momento si è mantenuto, e cioè ha fermato il rimborso praticamente. Non sappiamo ancora, fino alla chiusura della raccolta e della produzione di piani ammortamenti vecchi, qua, come? No, infatti ho detto nel 24 non abbiamo previsto nulla. Com'è? Sì, finisco. No, ma ci sono dei mutui che ancora... Vabbè, adesso devo guardare il piano di ammortamento. Comunque, nel 24 abbiamo previsto zero e questo va bene, perché è zero. Sul vecchio stanno ancora controllando per quello che al momento abbiamo mantenuto, perché potrebbero dare 40, 30, 60, non lo sappiamo, stanno finendo l'analisi. Ok, grazie. Per chiarire due o tre situazioni così vediamo di discorso IMU, avevi pagamenti ritardati, vediamo, non è il 15.000 euro, a parte 100.000 vengono tolti già in questa situazione perché la previsione era superiore. Per quanto riguarda la situazione degli alloggi, siamo in situazioni classiche che sistematicamente ci troviamo a dover poi cancellare, come è successo col discorso mensa, e ce lo trasciniamo un anno, due anni, tre anni, poi piano piano andiamo a cancellare l'entrata. È per quello che si è detto prima, vediamo di essere chiari, perché quei 17.000 euro lì in entrata potrebbero essere del 2018, perché adesso non lo sappiamo, dopo i cinque anni li cancelliamo, perciò il discorso diventa difficile, perché l'anno scorso mi ricordo all'assessore al bilancio che sul discorso mensa adesso ci attiviamo per il recupero, affidiamo alla società per il recupero, poi recupero zero. Cioè quando non c'è la possibilità di recupero non lasciamo delle entrate sapendo che poi lo cancelleremo l'anno dopo per far vedere che non ci sono. Allora, per i canoni, quel 17.000 euro che risale non so che anno, cioè non parliamo dell'anno scorso, l'anno scorso possiamo capire la situazione, non è ancora chiuso, va bene, ma quando parliamo di arretrati il discorso diventa quello. Per la società rifiuti sarebbe utile, che è difficile capire come mai la società versa il 2023 e non versa quelli precedenti, che quando fai versamenti al comune per il canone della locazione cominci a completare il 2021 o 22 o 20. Dopodiché pagherà il 23, ha pagato metà del 23 e non ha pagato quelli antecedenti. Diventa un'anomalia, non solo su questa situazione, ma anche su altre. Quando, e lo vediamo in altre situazioni. Sul discorso dei 170.000, l'anno scorso sono entrati tutti gli altri previsti che erano entrati, ma i 170.000, io capisco che sono soldi lasciati alla società perché il comune non ha un problema di cassa, la società sì, per non andare a fare prestiti il comune glieli lascia, ma che almeno rimangano di anno in anno, non antecedenti tre anni o quattro anni, perché questi 170.000 c'erano l'anno scorso, due anni fa, risalgono dall'inizio, per dire lasciamo alla società una parte di capitale in modo che non vada a accendere mutui o così via, perché la situazione è stata chiara i primi anni, dopodiché è rimasta lì sul discorso. Uniacque, allora Uniacque, il mutuo di Uniacque riguardava tutto l'impianto di sistemazione idraulico e tutto il resto quando si è fatto il modernissimo. Col mutuo modernissimo Uniacque doveva rimborsarci una percentuale che era la situazione delle condotte idriche che si erano fatte, che si sono passate poi a Uniacque da contratto e tutto il resto. Credo che da parte nostra il mutuo modernissimo si è chiuso l'anno scorso e
i 20 anni si sono chiusi, poi se si è chiuso prima, se è andato, non c'è più nessun mutuo, e Uniacque quest'anno non si era messo a bilancio perché chiuso il mutuo, il bilancio non c'è più l'entrata Uniacque. Uniacque entrava a compartecipare a quel mutuo perché si era fatto quell'impianto per quanto riguarda la struttura modernissimo, era legato a quel mutuo il discorso Uniacque, perché poi alcune cose me le ricordo ancora sul discorso. Ecco, poi altra cosa che prima non mi sono ricordato di evidenziare. Allora, rimborso energetico modernissimo. Abbiamo ancora un ritardo di 17.000 euro, non del 23 prima. C'era l'anno scorso e tutto il resto. È vero che adesso tutto il discorso impianto energetico è 2 anni fa, si è passato l'intestazione dei contatori a quanto riguarda il modernissimo alla società che gestisce il bar e tutto il resto, però questo è rimasto antecedente il discorso. Capire il perché e se dovremo ancora riscuotere questi 17.000 euro, perché tutti gli anni ce li troviamo dopo questo accordo, ma entreranno o non entreranno? Per cui la preoccupazione è di lasciare soldi in entrata che sappiamo già adesso, se analizziamo la situazione, non entreranno mai. Queste sono un po' le situazioni da capire. Prego, consigliere Moretti. Giusto sull'ultimo capitolo che è stato citato, che è il 2413, quei residui, se si guarda lo stato avanzamento entrata il 23, risultano essere tutti ascrivibili al 23. No, non prima. Sono tutti dell'anno di competenza precedente. Non sono precedenti al 2023, perché i residui al 2023 sono stati tutti incassati sul 2413. No, perché di residui sul 2413 dello stato avanzamento entrata il 23 sono zero, quindi quei residui lì sono tutti dovuti alla gestione del 23. Sì, qui da vedere. Sul 2413 dell'anno precedente i residui da riscuotere erano 11.906. Sono stati riscossi nel 2022 11.906 e i residui intero su quel capitolo erano zero. Di contro, se quest'anno ci troviamo residuo di 16.975 euro, vuol dire che quei 16.000 sono maturati tutti quest'anno. No, giusto per, dopo, io non so perché, se sono da riscuotere, se non lo sono, però giusto per fare un attimo di chiarezza. Non tutte le quote che si vedono al residuo sono trascinate lungo gli anni. Bisogna vedere voce per voce quanta parte è trascinata e quanta in parte invece è generata quest'anno. Allora, una cosa, capogruppo. Se leggiamo il bilancio dove ci sono le voci residui, residui vuol dire prima del 23, e poi la voce capitolo del 23 era zero perché era zero, perché era passata la gestione direttamente a... Perciò erano prima del 23, perché riguarda residui precedenti. Cioè adesso, se non leggo male io, è precedente il discorso. Perciò vediamo di il 23 è zero perché era zero, perché i contatori erano già intestati all'altra società. Non poteva esserci un residuo nel 23. Ce li portiamo da prima. Perciò può essere il 22, il 21, il 20. Ma difatti chiedo, perché non li abbiamo riscossi? Il 23 è zero perché non era nostro il contatore. Come facciamo a dover avere un residuo nel 23 che il contatore non è più intestato a noi? È del 22 o del 21 il residuo? E perché non l'abbiamo riscosso? Chiedo alla responsabile del bilancio di quando è quel residuo.
Sì, è il rimborso energia elettrica modernissimo del GERIM che deve essere incassato. Del 22. Sì, sì, è residuo. Su questo chiediamo verifica per capire come mai è rimasto indietro, se è un refuso sì, o no. Se è reale. È chiaro che tutte le osservazioni che lei giustamente ha fatto verranno verificate e poi daremo risposta assolutamente. È stata presa nota di tutto. Altre spese? Non sono tantissime le situazioni sui capitoli che abbiamo lasciato, cioè perché prima parlava giustamente di problematiche incarichi legali, però vedo che gli incarichi legali sono rimasti impegnati, i fondi non è che sono stati tolti, sono impegnati, sono all'avanzo di amministrazione, non vanno nei residui, no, siccome prima l'assessore ha fatto un discorso degli impegni legali che sono stati vincolati, no, sono rimasti nel loro capitolo iniziale e sono rimasti come sono adesso, tanto per capirci, e va bene, sono cause aperte o consulenze aperte, no, non è quello il problema, però vediamo di definire le situazioni, ma erano poche le situazioni da vedere, perché poi qui si parla di spese, perciò non è... Ecco, su alcune situazioni che la domanda è per capire un attimino se tutti i residui, cioè lasciati in spesa per quanto riguarda i servizi, visto che questi capitoli riguardano la chiusura al 31 dicembre o si è valutate anche le entrate dopo? Questa è la domanda, credo che sia al 31 dicembre, perciò le entrate effettuate dopo non sono state individuate nel bilancio consuntivo o sono state individuate nel bilancio consuntivo? Questa è un po' la situazione da capire. Le spese, sì, le spese. Questa è la fotografia al 31-12, perciò tutte le altre vari servizi sono stati inseriti dopo. Perciò... c'erano alcuni capitoli di spesa per capire l'energia elettrica, non guardiamola, perché bene o male alcuni settori hanno ritenuto di mantenere tutto l'impegno, alcuni l'hanno ridotto, ma questo è un discorso generale. C'erano due o tre voci minime che... Ecco, una che è minima come discorso, come spese. Borse di studio Fondazione Maria Savoldi. C'è un residuo. Mi dà cortesemente la pagina, così vediamo. È il 3500. La pagina. 24. Eccolo qua, trovato. Sì. C'è un residuo non del 2023 prima di uscita. Cioè, dico. I soldi si spendono, si tolgono, ormai una borsa di studio nel 2022 o 2021 che rimanga un residuo di spesa, lo ritengo abbastanza banale su questo tipo di discorso, perché borsa di studio è borsa di studio dell'anno, indipendentemente da... Sì, diamo la parola all'assessora. L'assessora se ce n'è ancora uno così chiudo, finisco così... Siccome sono due cose e basta, può essere solo quella, non è... Quando si parla di spese il discorso è diverso. Perché ci sono opere che
le abbiamo tolte e poi le abbiamo messe nel bilancio. Vabbè, perché la riqualificazione Piazza di Lonno aveva impegnato 100.000 euro, sono stati eliminati, credo che poi sia in progettazione quest'anno, cioè non sono andati in avanzo rispetto a alcune situazioni, vedo, ma quello... Vabbè. Niente, ma lasciamo lì il discorso spese, lasciamo lì. Grazie, le chiedo di spegnere così diamo la possibilità all'assessora Bergamelli di rispondere per quanto riguarda il capitolo 3500 borse di studio a Savoldi. Ok, allora vi spiego un po' come funziona la partecipazione alle borse di studio. Allora, noi ovviamente ci auspichiamo che gli studenti che iniziano un percorso di studio universitario riescano poi a garantire negli anni sempre gli stessi risultati, perché ovviamente servono dei crediti, dei parametri, esami dati, sostenuti, quindi non basta l'accesso, ma ci sono degli obiettivi minimi che gli studenti devono mantenere di anno in anno. E infatti sono delle borse di studio che vengono erogate affinché lo studente riesca a proseguire nel corso di studi. Quindi vengono erogati questi 3.000 euro su rate, appunto, e poi lo studente, quando vede la borsa di studio dell'anno successivo, presenta, oltre alla dichiarazione, alla partecipazione alla borsa di studio, deve presentare anche i risultati ottenuti rispetto ai crediti, agli esami sostenuti e il fatto di essere in linea col corso di studi. Purtroppo, ci dispiace, ma a volte è capitato quest'anno che... uno studente non avesse più gli obiettivi minimi, i requisiti minimi. E quindi questo però lo si scopre, diciamo, cioè quando si analizzano tutte le domande che arrivano. E infatti poi, ecco, questa borsa di studio, fra l'altro, viene erogata e c'è anche un incontro prima e dopo la predisposizione delle varie domande con anche la famiglia Savoldi, e nel secondo incontro si analizzano tutte le richieste e in quella sede si valuta appunto anche la coerenza o meno delle richieste. In questo caso, purtroppo, era già l'anno scorso uno studente non era riuscito a mantenere i requisiti minimi, e infatti quest'anno sono entrati nuovi nominativi e quindi hanno ottenuto la borsa di studio dei nuovi studenti che l'anno scorso non l'avevano ottenuta. Però purtroppo anche quest'anno abbiamo avuto uno studente in meno. Quindi ecco perché la variabilità, noi ci auspichiamo, noi come amministrazione, ma anche la famiglia Savoldi in primis, abbiamo la volontà di dar tutti questi soldi perché sono destinati a tutti questi ragazzi. Il problema poi lo scopriamo direttamente sottodati, quando ovviamente i ragazzi presentano le domande per la borsa di studio, e in quel caso... si verificano tutti i requisiti, quindi ecco perché a volte resta un residuo per quell'anno. Quindi diciamo che noi auspichiamo che i ragazzi riescano a mantenere sempre gli stessi standard, però ovviamente per mille motivi a volte non riescono ad avere i crediti o a volte vanno fuori corso, quindi a quel punto la borsa non può più essere data per l'anno successivo. Sì, si tratta di borse di studio periodiche che vengono stanziate e erogate nel corso dei 4 anni e di conseguenza ogni anno vanno rispettati certi criteri. In alcuni casi purtroppo gli studenti non riescono a mantenerli e vanno calcolate sui 4 anni di erogazione della borsa di studio. Stavo cercando i dati di quest'anno, magari per la prossima commissione le porto i dati per far vedere anche solo come funzionano le erogazioni e... quanti ragazzi hanno ottenuta quest'anno, perché adesso non ho qua il file perché avevo un cartaceo, e speriamo il prossimo anno di riconfermarle tutte e di avere uno studente in più. Grazie. Se non ci sono altri interventi andrei in dichiarazione di voto. Prego, capogruppo Morlotti. Allora, cioè, esaminando il bilancio, lo esaminiamo in due facciate del bilancio, la parte puramente tecnica, ossia discorso ragionieristico, perciò
carità, nulla da dire sulla, sui risultati ragionieristico, sulla problematica invece di gestione, esaminando il 2023 come gestione generale, evidenziamo due cose. Due mesi fa abbiamo fatto il bilancio di previsione 2024, dove l'assessore al bilancio ha fatto alcune dichiarazioni dicendo che c'è difficoltà da parte dell'amministrazione a far quadrare un bilancio 2024, perché per quanto riguarda le uscite correnti ha dovuto andare a impegnare i soldi della parte investimenti di 90.000 euro, perché la situazione parte corrente è in difficoltà e bisognerà rivedere un attimino per l'anno prossimo alcune situazioni come l'IRPEF e così via. Queste sono state le dichiarazioni due mesi fa. Oggi ci troviamo un bilancio che ha un avanzo di amministrazione sulla parte corrente non indifferente su questo tipo di discorso, ma anche perché alcune cose erano scontate, l'abbiamo visto nel consuntivo 2022, la situazione consumi energetici e così via, e la stiamo vedendo, l'abbiamo vista anche nelle varie commissioni del 2023, questa è stata un po' la situazione, ma non solo su quelle situazioni, ma sulla normalità di gestione dei vari capitoli, dove chi avanza di più, chi avanza di meno, indipendentemente da tutto, da tutta questa situazione, notando che in alcuni capitoli si sono lasciati il capitolo completo, perché il bilancio, chiudendo al 31 dicembre, come è uscito anche in commissione, alcune situazioni energetiche, acqua e tutto il resto, sono lasciati a residuo, non sapendo le bollette che arrivano a gennaio e tutto il resto che andranno a compensare, per carità, sicuramente superiori, ma meglio così, i soldi che rimangono poi non è un problema, si impegna quelli del 23, non si impegna quelli del 24, non è questo il problema, i soldi sono sempre quelli. Però ecco, prima di fare certe affermazioni, forse sul bilancio che la parte corrente è in difficoltà, e sono convinto e siamo convinti che a fine gennaio sicuramente il discorso bilancio consuntivo da parte dell'assessorato, bene o male l'assessore sapeva già quale poteva essere a grandi linee la situazione, certe affermazioni forse poteva evitarle su questo tipo di discorso. Ecco, queste sono un po' alcune cose, le abbiamo evidenziate, ma abbiamo evidenziato più che altro quanto riguarda discorso entrate, perché l'uscita, bene o male, se non escono i soldi, il discorso è diverso. Sulle entrate capire un attimino la certezza, perché mi ricordo che un paio di queste, due o tre, Uniacque, società rifiuti e i 17.000 euro del modernissimo erano già l'anno scorso nei residui, perciò ce li stiamo trascinando e siamo abituati a trascinarli, come dicevo prima, alcuni anni per poi piano piano eliminarli perché diventano insussistenti. Ecco, su questo gradiremmo un po' di attenzione in più su quei residui, sulla certezza che siano residui con la possibilità, non dico la certezza, ma la possibilità di incamerarli. Questa è un po' la situazione. Ecco, perciò ci troviamo in due situazioni, una parte puramente ragionieristica che funziona, una parte programmatica e numerica che non ci quadra, perciò vogliamo essere corretti e coerenti, oggi siamo vicini a Pasqua, perciò ci asteniamo. Capogruppo Moretti, prego. Allora, dal punto di vista prettamente ragionieristico e dei numeri, se si analizza l'avanzo della gestione di competenza degli ultimi tre anni, quindi 21-22 e cioè della competenza 22, quindi quello approvato nel 22, quello approvato nel 23 e quello approvato nel 24, la parte di avanzo di competenza è la più bassa degli ultimi tre anni, perché abbiamo 582.000 euro quest'anno, 826.000 l'anno scorso e due anni fa 792.000 euro. Quindi il bilancio di parte corrente non gode di una salute, diciamo così, cioè non prolifera, ecco. Semplicemente è un bilancio ben studiato che sta in piedi con il minimo possibile
dell'esborso e del contributo da parte dei cittadini per assicurare una qualità di servizi che, come ci siamo sempre detti, e peraltro come confermano gli indicatori di bilancio, che è sempre interessante guardare, almeno per me, del bilancio consuntivo, che dice che le spese rigide sul bilancio consuntivo dell'anno di competenza 2023 sono il 46%. Le spese rigide sono quelle a cui l'ente non può rinunciare, quindi sono la parte di disavanzo, la parte di personale e la parte di debito rapportata a tutte le entrate correnti. Vuol dire che le entrate correnti coprono il 54%, cioè concorrono al 54% delle ulteriori spese, quindi sono quelle le spese che vanno in servizi effettivi, perché quelle spese sono depurate del costo del personale. Sicuramente l'IRPEF sarà da ritoccare l'anno prossimo, ma quello che ci siamo detti nel consiglio del bilancio di previsione è che sarà da ritoccare perché cambieranno le aliquote. Quindi si cercherà di mantenere il gettito costante, ma sicuramente dovrà essere fatto uno studio delle simulazioni per capire come ritoccare le aliquote, questo indipendentemente dalla volontà del comune, ma perché dal governo centrale c'è stata questa riforma del fisco, e quindi anche gli enti locali si devono di conseguenza adeguare. Volevo fare un'ulteriore considerazione prima di andare in dichiarazione di voto su due indicatori particolari di bilancio, anzi tre dai. Uno, l'esternalizzazione dei servizi, che cuba per il 20% della parte di spesa dedicata ai servizi. Questo significa che il comune è particolarmente attento a erogare servizi, per così dire, in house, cioè dentro se stesso, e questo consente di mantenere un controllo da parte della macchina comunale, sia tecnica che politica, che consente in qualche modo di venire meglio incontro alle esigenze che possono essere espresse da parte della cittadinanza sotto questo aspetto. Quindi la quota è l'80% dei servizi, della spesa per servizi interna, è una quota importante che contraddistingue un po' anche il bilancio di Nembro rispetto ai bilanci dei paesi limitrofi, e che ha sempre contraddistinto questo tipo di bilancio. Altre due voci, sempre sui servizi, che voglio sottolineare sono: depurate le spese del personale, l'8,7% del bilancio va in diritto allo studio e il 10,2%, sto parlando di parte corrente, va in politiche sociali differenti dai servizi. Questi sono due dati importanti che insieme cubano il 19, quasi il 20% del bilancio, e vanno così a sottolineare ancora una volta, insieme all'esternalizzazione dei servizi, l'importanza e la buona amministrazione della parte corrente, seppur rosicata e seppur tirata e sempre un po' al limite. Perché è vero che abbiamo avanzato 582.000 euro, è vero anche che c'è stata una sovrastima di spesa dell'energia elettrica, e quindi questi 582.000 euro l'anno prossimo non verranno riproposti sotto forma di questo avanzo. C'è stato una sovrastima, una stima prudenziale, chiamiamola come vogliamo, abbiamo discusso tante volte in questo consiglio di questa cosa, ma sicuramente ci sono 200.000 euro di questa spesa che verranno a mancare il prossimo anno. Quindi il fatto di gestire in modo oculato la spesa corrente e avere un così alto impegno sulle spese non strettamente legate al personale, che comunque concorre all'erogazione dei servizi, fa sì che il bilancio di Nembro sia un bilancio orientato in particolar modo alle politiche sociali. Dal punto di vista di capitolo per capitolo e di attenzione alle entrate,
sicuramente c'è un lavoro da fare. C'è anche da sottolineare che questo consuntivo arriva diciamo con un mese di anticipo rispetto ai consuntivi degli anni precedenti, quindi sicuramente ci sono dei capitoli che saranno sicuramente analizzati e sviscerati dagli uffici dopo l'approvazione di questo consuntivo. Detto questo, il voto di Paese Vivo è un voto favorevole. Grazie. Andiamo in votazione. Chi è favorevole? Paese Vivo. Chi si astiene? Rinascimento. Grazie. Andiamo subito anche per l'immediata eseguibilità. All'unanimità. Ultimo punto all'ordine del giorno è la variazione di bilancio di previsione finanziario per il triennio 24-26. Passo di nuovo la parola all'assessore Brusamolino. Allora, al punto 7 appunto andiamo a verificare la variazione di bilancio e la variazione che andiamo a discutere oggi principalmente verte nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione che andiamo ad utilizzare per circa 900.000 euro al fine di consentire l'avvio di opere e di investimenti al titolo secondo che riteniamo prioritarie in assenza ad oggi di entrate al titolo quarto accertate disponibili. Pertanto, tra le maggiori entrate verifichiamo l'utilizzo di 896.463.000 euro, abbiamo 5.490.000 euro perché è stata venduta la famosa torre faro ascrivibile alla Protezione Civile, abbiamo avuto 18.127 euro di contributo da parte della provincia di Bergamo per riferibile alla declassificazione da strada provinciale a strada comunale della via Mattei, via Fermi, scusate. Abbiamo una maggiore entrata di 5.000 euro relativa alle sponsorizzazioni di attività culturali, nella fattispecie sono i primi introiti che sono stati incassati dall'ente riferibili al bando che abbiamo emesso per la sponsorizzazione del libro relativo alla filatura Crespi, che segnalo che è terminato e sta andando in stampa e prevediamo nel mese di maggio una serata di presentazione del libro. Abbiamo 2.400 euro di utenza a rimborso che ci ha segnalato l'ufficio tecnico riferibili ai mobili comunali e abbiamo 4.000 euro di entrate da servizi di polizia locale per soggetti terzi, penso ad esempio a quando Persico ha spostato la nave, quelli sono ovviamente servizi che il privato paga direttamente all'ente. Per quanto attiene le minori entrate, verifichiamo appunto i 130.000 euro di finanziamento vasca d'accumulo, in quanto appunto come avevamo detto anche nel consiglio comunale precedente, benché ancora siamo convinti e comunque fiduciosi che si possa trovare un finanziamento, questa stante l'urgenza dell'opera andremo a finanziarla con entrate con risorse proprie. Abbiamo 50.000 euro di abbassamento di un'entrata che è riferibile ad oggi meno certa, così come i 200.000 euro dei finanziamenti ministeriali investimenti. 50.000 invece sono già stati lavorati e avremo e concorriamo appunto a un finanziamento relativo a delle progettazioni. Per quanto attiene le maggiori spese, abbiamo delle spese diciamo di routinarie di normale amministrazione, quindi abbiamo il ponte radio della polizia locale, 1.000 euro di beni di consumo ufficio tecnico, 500 euro protezione civile i corsi, 2.000 euro prestazioni di servizi diverse, si è azzerato il capitolo, abbiamo rimpinguato,
acquisto materiali di consumo 2.700 euro, vestiario protezione civile 1.400 euro, 15.500 euro per persone adulte disabili con disagio, c'è stato l'inserimento in una struttura di una persona con disabilità, 2.000 euro acquisto beni manutenzione strade interne, si era azzerato il capitolo. Dal momento che siamo andati appunto ad utilizzare l'avanzo, andiamo a rimpinguare il capitolo 9693, manutenzione straordinaria di edifici comunali, che dobbiamo segnalare, dottoressa Dordi, che cambierà la descrizione, o ricordo male, dovevamo segnalare. Prego. No, non è che dobbiamo cambiare, era già cambiata, si chiama il 9693 manutenzione straordinaria patrimonio, non edifici, quindi è sbagliato l'estratto Excel qui, si chiama già patrimonio, grazie. Esatto, dopodiché abbiamo pensato a 25.000 euro per messa a norma edifici pubblichi, 101.000 euro manutenzione spese comunali, nella fattispecie gli alloggi comunali di Via Oriolo che necessitano il rifacimento del tetto e la messa a norma degli impianti degli appartamenti, 11.163.000 euro che è la manutenzione del reticolo idrico minore, se vi ricordate questa cifra l'avevamo nominata nei vincoli dell'avanzo e in questo caso appunto va a pareggiare questa maggiore spesa, 30.000 euro sistemazione aree verdi, 1.500 euro arredo magazzino protezione civile, 27.000 euro, questo è un lavoro urgente che dobbiamo fare alla realizzazione di un muro di contenimento in via Trevasco, 1.700 euro è riferibile alla Alert System, al contratto appunto di Alert System, che è quel servizio che veniva utilizzato e viene utilizzato dal sindaco per delle comunicazioni urgenti e importanti, 80.000 euro interventi di manutenzione straordinaria a Cadi Lader, nel senso che al piano terra della Cadi Lader troverà alla luce una comunità a rilevanza psichiatrica per adolescenti che in uno con la comunità già presente creerà un polo importante rispetto a quel disagio. In questo caso bisogna mettere a norma i locali, prudentemente abbiamo ascritto a questa variazione 80.000 euro, confidiamo che si possano spendere meno, ma abbiamo anche delle buone trattative in corso con ATS e SST affinché ci possano venire incontro per quanto attiene alla spesa straordinaria per messa in sicurezza degli immobili, oltre a delle interlocuzioni con Regione. Dopodiché abbiamo appunto, quindi la partita si chiude, una maggiore spesa riferibile a quei servizi che dicevo dei nostri agenti di polizia locale. Per quanto attiene alle minori spese, abbiamo rinvenuto un risparmio per quanto attiene la pulizia dei locali e i servizi dell'infanzia e un risparmio di 10.000 euro e di 3.500 euro per quanto attiene l'energia della polizia locale. Questa, come dicevo in apertura, è una variazione prettamente ascrivibile all'utilizzo dell'avanzo. Nulla, queste sono le voci che interessano la variazione. Se mi è consentito fare una piccola digressione, visto che talvolta vengono consentite, appunto, volevo appunto precisare che, come diceva peraltro Moretti, siamo arrivati molto lunghi perché quest'anno abbiamo anticipato di un mese e pertanto vorrei davvero io avere al 31 gennaio già i dati, mentre gli uffici sono ventre a terra per lavorare alacramente per darci dati, quindi posso ribadire la professionalità degli uffici e l'onestà intellettuale e la buona fede nostra nel cercare di
porre in essere un bilancio il più possibile veritiero. Purtroppo i tempi spesso sono molto tiranni. Considerate che, a beneficio di tutti, almeno siamo tutti a bordo, che i dati di questa variazione e i dati finali del consuntivo li abbiamo avuti a ridosso dalla commissione del mercoledì scorso. Quindi ecco, mi scuso se talvolta possono esserci delle piccole inesattezze, ma vi posso garantire che il lavoro è tanto e gli uffici sono molto, molto impegnati e la mole di lavoro da produrre è tanta, e da parte del responsabile della ragioneria c'è una cabina di regia importante per far sì che tutti i capiaria possano arrivare a fornirci i dati tempestivamente. Pertanto, se dopo Natale ci si è focalizzati sulla previsione del bilancio, da febbraio in poi si è poi focalizzati invece su quest'altro tema. Grazie. Grazie. Apriamo gli interventi. Prego. Allora, analizziamo partendo dalle ultime dichiarazioni dell'assessore, che sono importanti per sviluppare un attimino la problematica. Le date non sono vincolanti in questo momento, perché il consuntivo poteva essere fatto entro maggio, il preventivo entro marzo-aprile, non erano quelle le date. Giustamente l'amministrazione ha fatto le sue scelte legittime su questo tipo di discorso, però se ne assume anche responsabilità di averle fatte in quel momento, le situazioni sul discorso. Anche perché avevamo già evidenziato anche nel discorso, quando abbiamo fatto il preventivo, che nel bilancio 2023, entro fine novembre potevate usare quegli 900.000 euro che si è portato in avanzo, se c'erano delle urgenze di opera, perché i soldi non si sono stati usati impegnati l'anno scorso, che c'erano, vengono impegnati quest'anno, perché quest'anno con questa variazione impegniamo più dell'avanzo 2023. Impegniamo l'avanzo 2023 più i 100.000 che ci trasciniamo dal 2022, perché dopo questa variazione rimangono 800 e qualcosa mila euro. Nel 2022 ci siamo trascinati all'avanzo 900.000 euro. Questa è un po' la situazione dei numeri. Sul discorso delle opere inserite non mettiamo rigidità sul discorso, sicuramente erano prioritarie, non mettiamo in dubbio, però ci chiediamo, tutto d'un colpo scopriamo tutte queste, diciamo, problematiche, anomalie sugli impianti, sulle strutture pubbliche, perché siamo partiti dai bagni, che erano da rifare sia alla scuola elementare del centro sia alla scuola media. Giustamente adesso vediamo i tre capitoli maggiori di spesa sono sulle strutture pubbliche, ovviamente, perché Cadillac potremmo dire su proprietà pubblica, come diciamo sugli edifici pubblici gli altri, non è che è un edificio privato, è un edificio dell'amministrazione, li chiamiamo intervento su Cadillac, le altre su edifici pubblici, non cambia nulla, è sempre quella la realtà. Potevamo anche usare il capitolo edifici, strutture pubbliche, che non cambiava nulla, avete evidenziato, va benissimo, non è quello la problematica. Però ci chiediamo una cosa: sistematicamente ci trasciniamo opere urgenti perché poi d'improvviso vengono superate da opere che subentrano. Si è detto anche l'altra volta, ma subentrano perché non si conoscevano, e allora è carenza di programmazione, o perché inizialmente non si volevano fare, poi è sopravvenuto qualcosa di importante. Beh, questo sarebbe utile saperlo, perché abbiamo opere ferme, l'abbiamo evidenziato nel bilancio di previsione, che avevamo chiesto nel PNRR, che sono gli impianti sportivi saletti, che si dice no, bisogna metterci in mano e tutto il resto, però anche in questa variazione non c'è un capitolo, a parte il discorso della vasca, che era previsto nel bilancio di previsione, non sono entrati i soldi, ma si è previsto ugualmente di impegnarli, e va bene, perché mi ricordo che già nel bilancio di previsione si era detto vediamo di farla, perché arriviamo un attimino ancora lunghi, anche quest'anno rischiamo di perdere la situazione di avere quella vasca per l'irrigazione del campo.
tutti questi edifici pubblici prima non sono stati analizzati, perché adesso veniamo avanti su questo, ma cioè la priorità per noi poteva essere gli impianti saletti, l'abbiamo sempre detto che quella struttura va rivista. Non vedo alcune dichiarazioni che dico, ma lì con la denatalità diminuiranno anche i giovani allo sport. Vedo poco questo tipo di discorso, era sul bilancio di previsione nel verbale, fatto dall'assessore, dicendo che bene o male, visto che la denatalità porterà anche meno. Credo che sia la struttura che occupa più Nembresi in questo momento come attività, quegli impianti. E credo che rischiamo di andare lunghi, arrivare all'emergenza, sia sul discorso docce e spogliatoi, ma anche sulla pista di atletica, quel che mi risulta, perché la situazione non è semplice. Avremmo preferito il discorso della vasca, i soldi tolti, che ce ne parlasse anche in commissione sport, non solo in commissione urbanistica. È vero che è un'opera pubblica, ma riguarda lo sport. Perciò, assessore, anche sullo sport queste situazioni sarebbe forse utile portarle, altrimenti credo che l'assessorato allo sport ne discuta poco delle realtà sportive in commissione. È tutto programmato, è tutto posto, però questo tutto a posto nel senso non se ne discute, non su questo tipo. Non abbiamo ancora capito, e ci aspettavamo in questo momento tenere in considerazione il campetto di San Nicola, visto che ancora il comitato nell'ultimo verbale di 15 giorni fa ha sollecitato la situazione, ma neanche a farlo apposta abbiamo incontrato il presidente della casa di riposo l'altra sera, perché è venuto alla riunione per quanto riguarda l'altra commissione, probabilmente non era stato avvisato che era rinviata, e ne abbiamo approfittato per chiedere: ma la situazione qual è come casa di riposo, cosa ne pensate? Risposta: noi abbiamo scritto all'amministrazione in mese di ottobre che abbiamo fatto due proposte, o da parte dell'amministrazione l'acquisto o in diritto di superficie per tot anni. Perciò stiamo incomodato d'uso per tot anni, stiamo aspettando la risposta. Questa è stata, ma questo in base a il verbale che era appena arrivato del comitato di San Nicola, che evidenziava questa situazione. C'è sempre il marciapiede di via Roma, che non costerà solo 10-15 mila euro probabilmente. Si è detto sì, quest'anno lo facciamo, ci si aspettava che in questa variazione un capitolo anche su quel marciapiede, su quell'area più che marciapiede d'ingresso al paese. Ci preoccupa anche il fatto che sul discorso asfalti si è detto quest'anno non c'era nulla nel bilancio di previsione, ci aspettavamo, perché evidenziamo due situazioni abbastanza, ma non di strade periferiche. La via Locatelli sull'innesto della nuova rotatoria del Crespi, gli ultimi 100 metri in salita, è paurosa a livello di asfalto. La via Locatelli, quella che dal comune sale, non la via Roma, via Locatelli, c'è un asfalto disastroso. La strada per l'Onno ha parecchi punti sicuramente messi peggio di quelli fatti, perciò anche in questa variazione al bilancio soldi per gli asfalti zero. Allora, c'è da capire, e probabilmente la possibilità forse di ragionare di più, se si vuole ragionare nelle commissioni e valutare le situazioni, poi le scelte è chiaro che la fa l'amministrazione, le fa la maggioranza, nessuno. Però se ci fosse forse un dialogo prima, si potrebbe anche analizzare un attimino meglio, anche da parte di chi rappresenta una parte della popolazione, non la maggioranza, di capire quali possono essere le priorità sul territorio. Ecco, questo è un attimo della situazione. Questa è la situazione sul bilancio. Perciò su queste situazioni gradiremmo capire, impianti saletti, campetto di San Nicola, discorso asfalti e tutto il resto, cosa ne pensa l'amministrazione, perché questa è la realtà. Cosa ne pensa l'amministrazione e come le ritiene prioritarie o no queste opere. Concordo sul fatto che si deve ragionare in commissione, quindi questa è una delle nostre priorità, e sicuramente da parte nostra non si tende a non nascondere niente, di portare tutto in commissione e di discutere il più possibile. Si cercherà sempre di fare del nostro meglio per portare tutto quanto e avere anche il contributo
della minoranza, e su questo penso che non ci siano proprio dubbi. Sul fatto che ci siano delle opere che subentrano e che non si conoscevano, è chiaro che noi vorremmo avere tutta una serie di possibilità dal punto di vista del bilancio per poter intervenire in tutta una serie di questioni previste. Alcune volte ci sembra che ci siano delle priorità diverse rispetto a quelle che magari erano state previste. Il 2022 ci ha portato a pensare che per quanto riguarda l'anno di siccità del 2022 ci ha portato a pensare che per quanto riguarda il centro Saletti, che è una struttura, come lei ha ben detto, molto frequentata dai nembresi, la priorità fosse quella di intervenire con una vasca di raccolta dell'acqua, quindi un'opera decisamente dal punto di vista dell'impatto ecologico molto importante, un'opera anche costosa, perché il nostro centro Saletti, oltre ad avere il campo in erba, che ha avuto una serie di problemi riguardo l'irrigazione per l'abbassamento della roggia da cui normalmente si pesca l'acqua per l'irrigazione, ma anche per l'irrigazione del campo in erba sintetica, che ricordiamo ha bisogno comunque di acqua, abbiamo pensato che la cosa migliore e l'investimento migliore che si potesse fare in questo momento al centro Saletti fosse quello della vasca di raccolta dell'acqua. Le ha toccato anche l'argomento degli spogliatoi, che sicuramente andremo a rivedere. Dal nostro punto di vista non è necessario l'ingrandimento, l'ampliamento di cui si è parlato, ma sicuramente una sistemazione, una rivisitazione degli spazi, un miglioramento di tutti gli spazi che già abbiamo, che secondo noi in questo momento potrebbero essere sufficienti. Altro tema toccato, la pista di atletica leggera. Siamo in contatto con i responsabili dell'atletica Saletti, che capiscono dal punto di vista tecnico anche meglio di noi i bisogni di questa struttura, in questo caso della pista in tartan, e con loro stiamo ragionando e capire fino a che punto quella pista possa arrivare, quando sarà il momento per dover intervenire, anche affidandoci a possibili bandi che normalmente Regione mette a disposizione, e saremo concentrati su quello, ma anche ragionando con i responsabili di chi utilizza il centro, delle società che utilizzano il centro. In questo momento la pista di atletica non sembra essere una priorità, probabilmente potrebbe diventarlo fra pochi anni. Per quanto riguarda gli asfalti, poi non so se l'assessore Morbi, l'assessore competente, vorrà aggiungere qualcosa più nello specifico, ma ricordiamo che l'anno scorso abbiamo deciso di intervenire in maniera sostanziale per quanto riguarda la riasfaltatura di molti tratti di strada del nostro territorio, e che tutto sommato ci sono ancora delle criticità. È chiaro che anche in questo caso, avessimo dei fondi a disposizione, si potrebbe intervenire su tutta una serie di situazioni degli asfalti più o meno ammalorati, ma in questo momento mi sembra, e poi qui mi rimetto un attimo anche al giudizio dell'assessore Morbi, in questo momento si possa pensare che la situazione si possa un attimo rimandare anche in funzione di altri tipi di spese che abbiamo. Poi per quanto riguarda, le ha toccato il discorso dei Saletti, della Cadilader e l'altra opera, forse non ho capito. Per il campetto di San Nicola, sì, è vero, siamo in interlocuzione con la casa di riposo, è un argomento piuttosto delicato, anche perché il campetto di San Nicola, come lei ben sa, non è di proprietà comunale e quindi la trattativa non è facile. Avevamo ragionato con la casa di riposo la possibilità di un intervento su questo campetto, con le varie opzioni che anche lei aveva citato. E questo prima che la casa di riposo RSA e CDI ottenesse la messa a contratto da parte di Regione Lombardia. Voglio sottolineare in questo luogo, anche in questo luogo pubblico e in via ufficiale, l'importante, fondamentale ruolo che ha avuto l'amministrazione nell'ottenimento della messa a contratto dei posti del CDI della casa di riposo.
Questo ha permesso alla casa di riposo di risanare il proprio bilancio da quel punto di vista. L'inizio dell'interlocuzione per quanto riguarda il campetto, se ragioniamo da un punto di vista di bilancio di soldi, che è quello che stiamo facendo, era per fare in modo, venire incontro, aiutare il più possibile la casa di riposo a risanare il proprio bilancio, perché noi come amministrazione siamo sempre, le amministrazioni precedenti, anche noi molto attenti alla situazione della casa di riposo. L'ottenimento della messa a contratto del CDI ci ha messo a riparo un attimo da questo punto di vista, che non vuol dire che non continui l'interlocuzione con la casa di riposo anche per quanto riguarda la possibile sistemazione del campetto di San Nicola, ma in questo momento sicuramente la casa di riposo non ha accettato il fatto della vendita del terreno per tutta una serie di motivazioni che sono state portate avanti, e quindi si sta ragionando un attimo sul comodato d'uso. Il termine corretto era comodato d'uso, e la casa di riposo con noi sta parlando. Risponderemo adesso anche al comitato di San Nicola, che ci ha mandato il verbale, le risposte non sono ancora state scritte e le invieremo fra poco. Credo che in questo momento, dal punto di vista della casa di riposo, l'urgenza di far sì che il comune acquisisca il campetto non sia così impellente, non sia così determinante, in funzione veramente della messa a contratto dei posti del CDI. Comunque stiamo ragionando su questa cosa e non è sicuramente una nostra priorità. Vorrei passare la parola, non so se l'assessore Morbi voleva dire qualcosa sugli asfalti, se no va bene così, e poi do la parola anche all'assessora Lodetti per quanto riguarda la Cadilader e il centro con rilevanza psichiatrica per gli adolescenti, di cui abbiamo parlato anche in variazione. Sugli asfalti c'è poco da dire, nel senso che l'anno scorso abbiamo investito parecchie risorse, anzi quasi forse più del doppio rispetto agli anni precedenti, e quindi quest'anno ci eravamo appunto detti che potevamo evitare appunto di fare gli asfalti per poi riprenderli l'anno prossimo. So della via Locatelli vicino alla nuova rotatoria, che è messa un po' male, però sinceramente non me la sento di investire dei soldi su questi per gli asfalti su questa area, visto che è in programma, appunto nel nostro programma, la riqualificazione dell'intera via. Quindi sarebbe anche un po' assurdo andare magari a spendere 50-60 mila euro di asfalti per poi rifarli a breve. Spero a breve, poi se non avremo le risorse per riqualificare a Velocatelli sicuramente sarà un tratto di strada che andremo a riasfaltare. Gli altri due punti che vedo un po' critici su Nembro per quanto riguarda gli asfalti sono la rotatoria del Leone, ma anche lì siamo in attesa un attimo del comune di Alzano per il discorso del termovalorizzatore e quindi del passaggio e della riasfaltatura appunto di quell'area lì da parte loro, e un piccolo avvallamento che è già stato verificato vicino sulla strada di Lonno, perché è l'unico tratto un po' che dà un po' di preoccupazione, anche se è solo e semplicemente un avvallamento e non dà nessun problema. Questi sono un po' i tre punti che appunto, a parte Via Locatelli e la rotatoria del Leone, quello che si potrà intervenire, magari lo faremo l'anno prossimo, appunto il tratto di Lonno. Per quanto riguarda invece le opere sulla programmazione, mi sento tranquillo e sereno, perché stiamo la Giunta insieme ai consiglieri stiamo seguendo un programma elettorale, che se si va a riprendere stiamo seguendo questi punti. Poi è chiaro che se c'è dell'avanzo e se ci sono anche delle priorità o delle urgenze, è chiaro che vanno affrontate volta per volta, e magari da un giorno all'altro anche cambiare idea su alcune problematiche, su alcune opere. Vorrei chiarire una volta per tutte che i saletti non si possono ampliare. Quindi l'ampliamento dei saletti è fuori discussione. Si sta ragionando sempre con il progettista che sta seguendo
la vasca di raccolta delle acque, si sta ragionando su una rimodulazione degli spogliatoi nel loro interno. Però per quello che riguarda l'ampliamento non è più possibile per il discorso geologico e il discorso di esondazione del fiume Serio. Altro, niente, Cadilade non è una cosa così campata per aria dell'ultimo momento. Ricordo che siamo partiti prima del Covid a trovare un'altra collocazione al CAI, perché avevamo bisogno di quei locali per un progetto che poi sicuramente l'assessore Lodetti sarà più brava di me a rendicontarlo. E quindi adesso c'è, siccome questo progetto ha le gambe per andare, c'è un finanziamento in corso, noi ci siamo attivati appunto per riqualificare questo edificio, questa parte dell'edificio, per appunto andare avanti con questo progetto. Spero di essere stato chiaro. Prego, assessora Lodetti. Sì, ben definito e ben raccontato in commissione, ma riporto brevemente, giusto per non fare perdere troppo tempo a nessuno. Il progetto per un centro diurno a rilevanza psichiatrica per adolescenti era da anni messo, diciamo, al bando. È stato però finanziato solo il 20 dicembre 2023, per cui era praticamente dal 2018 che aspettavamo diciamo, l'assunzione da parte della Fondazione Bergamasca di questo progetto. Dal 20 dicembre ad oggi abbiamo fatto un po' le corse, perché giustamente l'immobile non era pronto ad accogliere. Abbiamo fatto un sopralluogo anche con l'ufficio tecnico di ASST, che ha dato da parte sua alcuni consensi e alcune progettualità comuni, e ora con questa variazione di bilancio possiamo cominciare sicuramente i lavori, e ci sarà un'interlocuzione abbastanza sostenuta da parte mia e da parte ovviamente del sindaco con la SST, perché comunque nella convenzione stabilita con loro anche per la comunità residenziale che sta al primo piano hanno come patto tutte le manutenzioni straordinarie a loro carico, per cui speriamo di far accedere almeno al 50% anche la spesa della ristrutturazione di quella parte, dove andremo a fare semplicemente, aggiungiamo un bagno per disabili, e ovviamente si mette un po' a sistema l'impianto elettrico, che però ha sempre funzionato, per cui si tratta solo di fare proprio un restyling, diciamo, la tinteggiatura e i vetri. Abbiamo sicuramente un ostacolo che però la dottoressa Fabietti ci ha detto che dobbiamo andare via tranquilli, che è la sovrintendenza, perché ovviamente la Cadilader è una casa storica del 1200, per cui le arcate vogliono essere sicure che bla bla bla, e noi glielo lasciamo ai tecnici a fare il loro lavoro, ma auspichiamo che per settembre ovviamente noi saremo pronti a partire, e nel frattempo il progetto non si ferma, perché viene fatto in un altro luogo ad Albino, nella sede della cooperativa. Avrei da dire anche qualcosa sul campetto, però ve la risparmio perché è troppo tardi, però avrei da dire qualcosa, che è un aspetto di un privato, e come il campetto di San Nicola, non molto lontano, c'è un investimento di quasi mezzo milione di euro, per cui credo che la messa a sistema del campo Santi Jesus possa anche sopperire notevolmente a quel campetto. Giustamente il sindaco ha interloquito e interloquerà ancora su questo tema, però non volevo far sfuggire questo piccolo particolare, che non molto distante c'è un investimento di una certa rilevanza, che proprio tra l'altro il Comitato San Nicola ci tiene particolarmente, per cui speriamo di poter raccontarvi cose belle anche nei prossimi mesi. Altri interventi? No,
non ho sentito risposte sulla problematica del marciapiedi via Roma, che mi sarei aspettato, però va bene. No, posso rispondere sul marciapiede di Roma, è sicuramente una questione che va presa in considerazione. Vorrei fugare ogni dubbio su questa cosa. È chiaro che è una questione, un problema, è un marciapiede che ha bisogno di interventi, e non è mai stata fatta una presa di posizione da parte mia sul fatto che saremmo intervenuti a breve. È una questione che conosciamo, io ritengo personalmente di avere anche altre opere da dover seguire, e poi ci sarà anche il marciapiede di via Roma. Non ho mai preso posizione sul fatto che di aver detto faccio il marciapiede di via Roma in questa data piuttosto che in questa, piuttosto che in quest'altra, o che fosse la mia priorità. Non ho mai detto questa cosa. Allora, due precisazioni a parte nostra, così riusciamo a capirci. Sugli impianti saletti, oggi l'assessore evidenzia, probabilmente è legittimo, il fatto che l'ampliamento non è possibile perché siamo in fascia di esondazione e tutto il resto. Teniamo presente che avevamo chiesto il finanziamento di quell'ampliamento e tutto il resto nel PNRR, perciò o non capivamo niente prima o l'abbiamo scoperto dopo che non è possibile farlo, perché il finanziamento abbiamo chiesto un anno fa, non più di tanto. Per quanto riguarda il campetto di San Nicola, evidenziamo una cosa: non è la casa di riposo che lo vuole, è il comitato che lo chiede. La casa di riposo, l'unica cosa che dice, è la proprietaria di quell'area, perciò non si sono incontrati col comitato e hanno detto noi abbiamo fatto le proposte, o incomodato d'uso per 8 anni o vediamo la situazione, nulla. Perciò questa è la risposta che loro hanno dato al comitato di San Nicola. Perciò il comitato di San Nicola ha scritto al sindaco, perché io ho letto l'ultima lettera di San Nicola, ma l'avevano già chiesto a novembre, non è la prima volta che lo chiedono questo tipo di discorso. Poi che San Nicola preferisse il campetto di Sant'Ieso, su quello non voglio entrare in merito, che faremmo un discorso lunghissimo su questo. Faremo un discorso lunghissimo, perciò preferisco un momento, non è all'ordine del giorno questa problematica. Cioè, l'unica cosa che mi preoccupa sono la problematica asfalti, che si è detto quest'anno non ci sono soldi, perché, ma invito il sindaco una cosa, a fare 50 metri da casa sua verso l'alto a vedere due tagli strada di 7-8 anni che sono larghi e sono ancora pericolosi, eppure sono lì, non li abbiamo asfaltati con l'asfalti, non li ha visti il tecnico, non lo so la motivazione perché non sono stati fatti, però li vediamo adesso che sono ancora lì per andare. L'altra via che dal benzinaio collega le prime case è tutta una buca. Allora dico, l'anno scorso abbiamo fatto il doppio degli investimenti, ma se guardiamo le opere, per dire ho già speso tanto, anche se c'è l'urgenza non lo faccio, probabilmente non è così. Le priorità sono priorità indipendentemente da tutto. Se ci sono strade che hanno le buche, bene o male, bisognerà capire come risolverlo, anche se l'anno scorso abbiamo investito la metà, questo un attimino, perché rischiamo di andare nel dimenticatoio. Poi io sono magari monotono, che sto ancora aspettando sull'acquedotto di Salmezza, ormai è 2 anni, se arriverà la prima siccità, credo che l'amministrazione debba assumere. Se avesse una soluzione su quello, guardi, la faccio santo. La soluzione l'ha detto il tecnico subito, andiamo all'occupazione dell'area 2 anni fa, 3 mesi avremmo fatto l'occupazione. Non è così semplice, beh, allora comunque... Oggi davvero parliamo di bilancio e delle questioni. Sì, del bilancio. Siccome è una delle urgenze che era nel bilancio, ma poi si è detto, ma vediamo, sono passati 2 anni e mezzo e quell'anno ci è costato non poco dell'acqua portata dai volontari. E per fortuna l'abbiamo portata l'acqua. Ho detto che non è costato, ho detto che non l'abbiamo portata. Questa è un attimino la situazione. E le ricordo che non c'era questa amministrazione. No, 2 anni fa c'era questa amministrazione. Quando è iniziata la siccità non c'era questa amministrazione, noi abbiamo preso in carico la questione, eravamo stati eletti da 0 giorni. Dopo l'abbiamo gestita. La siccità è partita il 17 di marzo del 2022. La responsabilità dell'amministrazione precedente, si ricordi, assessore, che era già assessore. Sì, no, adesso no, non voglio dare responsabilità all'amministrazione discorso... precedente, perché non è quello che sto dicendo. La prendo ironicamente su questo. E io non tanto su questa cosa. Lei mi dice non era questa amministrazione, ci eravamo appena insediati,
lei quell'amministrazione c'era, come c'erano tanti consiglieri che sono stati qua. Sì, sì, ero un consigliere, c'ero e mi prendo la responsabilità da consigliere. Ma come tutti, perciò non è questo il problema, però valutiamo le esigenze del territorio, non per dire l'intervento l'ho fatto ieri, non lo faccio più oggi, lo farò domani o così via. Questo è il discorso e parlavo sulla problematica asfalti, perché se ci sono delle esigenze, secondo noi vanno rispettate. Le resistenze vuol dire preoccupazioni di sicurezza, perché poi la realtà diventa quella sulla problematica. Sul marciapiedi via Roma, per carità, non volete farlo, liberi di non farlo. Io mi auguro che non si faccia male nessuno, perché quello che è adesso, a parte il discorso di centro di entrata sul comune, sulla realtà di Nembro, per il centro di Nembro, ma indipendentemente da tutto, oggi è scelto, e mi sembra che anche lì il comitato abbia evidenziato più volte, perlomeno sentendo il presidente del comitato, questa problematica. Se poi mi si dice no, vabbè, il comitato fa le sue richieste, decidiamo noi, legittimo anche questo sul discorso. Ecco, questa è la realtà che ci troviamo oggi. Avete fatto queste scelte sulle variazioni, avete fatto secondo voi le priorità, per carità, non vogliamo entrare nel merito di questo, conoscerete meglio la situazione, però secondo noi c'erano altre priorità che non le avete tenute in considerazione. Questa è la realtà che veniamo a porre il discorso. Grazie. Allora, alcune cose. È chiaro che ci sono tutta una serie di questioni che vanno risolte e fra queste c'è anche il marciapiede di via Roma. Nessuno lo mette in discussione. Come lei ha detto, si cerca di valutare le priorità, non sono cose facili, i fondi a disposizione sono quelli che abbiamo e si devono fare delle scelte. È chiaro che anche il marciapiede di via Roma è una delle opere che dovremo fare, ma sicuramente, dobbiamo però metterle tutte una a seguito dell'altra, una davanti all'altra, come vuole lei, tutte in fila, e cercheremo di farle per quanto possibile. Nessuno ha mai detto che non ci sia necessità di rifare il marciapiede di via Roma, è stato richiesto più volte dal comitato, credo che sia una richiesta che vada avanti da anni. Cercheremo di mettere a terra anche questo intervento, va fatto. Per quanto riguarda invece il campetto di San Nicola, il comitato di San Nicola ha scritto con l'ultimo verbale, è arrivato, dovremo rispondere nei prossimi giorni, perché il comitato credo si riunisca intorno al 13 o al 12 di aprile. Per quanto riguarda invece l'interlocuzione ufficiale con la casa di riposo, qui davanti a me le lettere che ci siamo scambiati con la casa di riposo, quindi c'è una prima richiesta da parte della casa di riposo, che è datata 16 ottobre, che parla dell'utilizzo del campetto di proprietà della casa di riposo. Le ricordo che eravamo ancora in una fase in cui si stava ragionando sul discorso della messa a contratto. C'è una risposta non capisco chi dica chi non c'è, questa risposta c'è, la risposta da parte dell'amministrazione, che dice che dopo attenta valutazione delle considerazioni della parte della casa di riposo e sulla possibile cessione del campetto incomodato d'uso, noi come amministrazione siamo a chiedere alla casa di riposo una proposta in tal senso, e la proposta della casa di riposo sarà valutata dall'amministrazione tenendo conto degli interventi di riqualificazione previste e in funzione delle risorse disponibili. Questa lettera è datata 5 dicembre 2023, firmata da me e inviata alla casa di riposo. La risposta c'è. Poi esiste un'ulteriore lettera da parte della casa di riposo che rimane a disposizione per definire i contenuti di un eventuale contratto di comodato. Questa è la situazione. Poi, questa è l'interlocuzione con la casa di riposo
Sono lettere firmate, messe a protocollo, a disposizione di tutti. Diverso è il discorso della risposta al Comitato di San Nicola, che avverrà nei prossimi giorni. Ci sono altri interventi? Se no andremo in dichiarazione di voto. Prego. Allora, credo che bene o male abbiamo sviluppato più le problematiche generali del territorio che non solo della variazione, perché effettivamente la variazione, è vero, va a impegnare 890.000 euro dell'avanzo di amministrazione per andare a fare alcune opere urgenti, anche se poi vengono cancellate in entrata le 300.000 euro che erano i due capitoli, uno della vasca e l'altro su finanziamenti nazionali o qualcosa di questo tipo. Perciò, bene o male, questa è la situazione. L'abbiamo già detto, lo ripetiamo, l'abbiamo detto prima, la problematica è capire se l'amministrazione, noi riteniamo di no, abbia un attimino una panoramica a 360 gradi delle esigenze del territorio, perché si è cercato di dare vitalità ai comitati legittimi, eletti dai cittadini. Qualcuno dirà ha eletto solo il 20% che ha votato, ma indipendentemente da tutto sono di supporto, sono sempre richiamati di supporto all'amministrazione. Mi riferisco questo semplicemente per quanto riguarda il campetto di San Nicola, perché, e lo ripeto, che sia stato l'accreditamento o no la casa di riposo non cambia nulla sul campetto. Il campetto è di proprietà della casa di riposo che, come ha letto adesso il sindaco, sono disposti a fare un comodato d'uso per. Quello sarà un discorso di. Perché ritengono, i loro tecnici ritengono che quell'area un domani, non si sa, potrebbe servire a loro per ampliamento del centro, per qualsiasi dislocazione su questo tipo. Ma evidenzio una cosa, che qualora il consiglio di amministrazione della casa di riposo funziona, ricordo che i 3/5 sono eletti da questo consiglio comunale, perciò se non c'è accordo è responsabilità dell'amministrazione intervenire, visto che sono di nomina del consiglio comunale. Questa è un ente dove i 3/5 sono a disponibilità, sono eletti dal consiglio comunale, perciò bene o male gli indirizzi dovrebbero arrivare in quel senso su questo tipo di discorso. Poi che l'amministrazione conosca i problemi è chiaro, perché ricordo una semplice cosa: il ponte di via Tasso, urgentissimo, curato l'emergenza, l'amministrazione passato ha fatto l'intervento di messa in sicurezza, inserito nel 2023, non si è fatto il 2023 perché non sono arrivati i finanziamenti che potevano arrivare, che si è richiesto, su questo adesso è nel 2025. È chiaro che sarà sempre un problema da fare, perché l'opera è lì, è chiara che bisogna eseguirla. C'è da capire quando l'amministrazione darà priorità a questa sicurezza, perché oggi abbiamo ancora ordinanze che i mezzi pesanti che scendono da Selvina passano davanti al comune. Prima c'era l'obbligo di salire, con quel discorso ci troviamo i mezzi pesanti che scendono dalla strada di Selvino, tanto per capirci, da Cugini, perché in su non ci vanno perché c'è il divieto di mezzi pesanti per andare in Selvino, visto le curve, passano davanti all'amministrazione dove ci sono le scuole e tutto il resto. Questo è il concetto. Quel ponte oggi condiziona quella viabilità. Non è importante, va bene, prendiamo atto che per l'amministrazione non è importante, come non è urgente il marciapiede via Roma. Probabilmente non è urgente perché la minoranza continua a sollecitarlo. Il giorno, probabilmente un anno o due, che la minoranza non dirà nulla, forse la maggioranza farà il marciapiede di via Roma, perché siamo arrivati a queste situazioni, no? Oramai le leggo così, le situazioni le leggiamo così, no? Non bisogna dire le cose, perché altrimenti poi passa il tempo, allora si fanno su questo tipo di discorso. Perciò riteniamo che questa variazione, le urgenze che ritenevamo sul territorio, non le tiene in considerazione. Questa è un po' la situazione generale, perciò il nostro sarà un voto contrario. Capogruppo Moretti.
Sicuramente questa variazione è sostanzialmente da vedere in ottica finanziaria per andare a riempire quei capitoli con quelle entrate incerte, ma che speriamo comunque di ottenere dei finanziamenti regionali, PNRR, insomma dei bandi a cui pian piano gli uffici stanno partecipando per poter partire con le opere programmate nel bilancio di previsione. Se da un lato si evoca la mancanza di previsione e di conoscenza del territorio, dall'altro si dice anche che si poteva approvare bilancio di previsione a marzo e il consuntivo a giugno, e però le due cose non vanno tanto d'accordo, perché come sappiamo bene, se non si approva il bilancio di previsione si va in gestione provvisoria e la programmazione non la si può fare neanche se fosse in testa in maniera cristallina. Quindi su questo semplicemente una piccola nota e una piccola discrasia che da parte della minoranza che sollevo questo tema. Il marciapiede di Via Roma, che è diventato di discussione insieme al campetto a Casa di Riposo in questa variazione, che vabbè, diciamo, c'entrava poco con la variazione in sé, è stato detto in sede di bilancio e previsione che quest'anno verrà valutata la progettazione o di quello o del marciapiede di Via Sant'Iesus, a seconda dello stato di ammaloramento e dello stato di avanzamento dei lavori del campo di Sant'Iesus. Quindi non vedo il problema di scaldarsi su questo tema, cioè non è che se la minoranza solleva un problema la maggioranza non lo prende in considerazione, oppure proprio perché l'ha sollevato allora si trascura. Semplicemente, come diceva il sindaco prima, si tratta di mettere in fila tutte quelle che sono le priorità e le urgenze anche che arrivano al territorio. Ricordo, proprio in ottica di programmazione, che in questa variazione si riempiono dei capitoli importanti di manutenzione del patrimonio comunale, che anche negli anni precedenti, anche nelle scorse legislature, la minoranza ha sempre portato come punto di attenzione. Quindi è vero che c'è il ponte, è vero che c'è il marciapiede, è vero che ci sono i saletti, è vero che ci sono tante cose, è anche vero che l'avanzo, come sappiamo, è quello che abbiamo. Le risorse che abbiamo sono queste, se mettiamo in fila tutte le richieste che sono state fatte dalla minoranza stasera si superano i 5 milioni di euro. Quindi cerchiamo di andare anche in un'ottica di collaborazione reciproca e quindi di sollevare dei punti che siano coerenti. È bello dire mi piacerebbe fare questo, questo, questo e questo e questo, ma sarebbe anche utile capire quali sono quelle cose che non si devono fare per fare quelle altre, perché una proposta in questo caso, in ottica di questa variazione, implica sicuramente una rinuncia. Quindi in ottica finanziaria questa variazione è sicuramente una variazione di applicazione dell'avanzo per partire con delle opere. La variazione più strutturale sarà più avanti nel corso dell'anno, dove si andranno a rivedere anche determinati capitoli e determinate stanziamenti in funzione anche dell'avanzamento delle entrate e delle uscite correnti, delle entrate e delle uscite in corso di competenza. Quindi il voto di Paese vive un voto favorevole. Grazie. Votazione, chi è favorevole? Paese Vivo. Chi è astenuto? Chi è contrario? Rinascimento. Votiamo anche per l'immediata esecutività, eseguibilità all'unanimità. Grazie, grazie a tutti e una buona Pasqua. Grazie davvero, grazie.